Buon pomeriggio a tutti e bentrovati a quest'ultimo episodio della sesta stagione dei webinar sul Superbonus. Io sono Nicola Furcolo di H e insieme a me oggi ci saranno una serie di ospiti. Parleremo di domotica e building automation,
vedremo una serie di novità, magari chi ha partecipato allo scorso evento, quando abbiamo già parlato di domotica, nella parte finale abbiamo assunto un impegno di riproporlo dopo la pubblicazione della guida ANE, una guida importantissima di cui parleremo oggi. Ed ecco allora che ci siamo ritrovati con i nostri ospiti, che presenterò tra poco, per parlare appunto di domotica e di building automation alla luce delle novità relative alla nuova guida ANE. Quindi presento subito i nostri ospiti. Innanzitutto ci sarà con noi la nostra Chiara. Ciao Chiara. Ciao, salve a tutti. Insieme a noi ci sarà Alessio Vannuzzi, coordinatore KNX Professional. Ciao Alessio. Ciao Paola, ciao a tutti. Ciao Alessio. Ci sarà infine Massimo Valeri, presidente di KNX Italia. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te Nicole, buon pomeriggio a tutti. Ciao Massimo. Bene. Oggi, come ho appena detto, parleremo di domotica, building automation, e vedremo anche la nuova guida. Ma prima di iniziare, chiederei a Chiara di ricordarci come interagire con noi e come formulare le domande, perché ricordiamoci che nella parte finale potremo assistere ad un question time, quindi potremo fare le nostre domande e ascoltare le risposte direttamente, le risposte degli esperti. Chiara? Sì, benissimo. Allora potete interagire con noi utilizzando la chat di YouTube, quindi scriveteci domande sull'argomento di oggi, che come ha detto Nicola è Building Automation, e saranno i nostri esperti di oggi a rispondere alle vostre domande nella seconda parte del webinar durante il question time. Se non lo avete ancora fatto, inoltre iscrivetevi al nostro canale di YouTube, quindi cliccate sull'icona della campanella che vedete in basso a destra, in modo da ricevere gli aggiornamenti e le notifiche ed essere sempre aggiornati sui nostri prossimi video e webinar. Se il video di oggi sarà stato di vostro gradimento, lasciateci un like oppure scrivetecelo nei commenti. Con questo è tutto, io vi lascio al webinar di oggi. A te Nicola. Ok, grazie Chiara. Quindi interagite con noi, fate le domande. Vi ricordiamo, sto già leggendo qualche domanda molto interessante, ne parleremo alla fine, quindi non è necessario magari ripeterla più volte, cercheremo di selezionare un po' di domande e ne parleremo alla fine, anche se vengono scritte sin dall'inizio. Stavo leggendo già qualche domanda interessante. Detto questo, io ne approfitto per fare un piccolo recap, quindi una ricapitolazione molto veloce. Sto già presentando il mio schermo, chiedo alla regia, no, quindi a questo punto procedo nella condivisione del mio schermo e faccio un rapidissimo recap sulla domotica e sulle slide che in realtà, come ho detto all'inizio, abbiamo già visto la volta scorsa insieme a Massimo e ad Alessio. Abbiamo già parlato di building automation e di domotica più in generale. Oggi entriamo nello specifico della guida ANE. Comunque ritengo possa essere utile fare una piccola introduzione, la farò stesso io, su quelli che sono i benefici e le agevolazioni del super bonus 110 in ambito building automation. Quindi di cosa parleremo oggi? Io farò una breve introduzione di qualche minuto, poi ci sarà Alessio Vannuzzi che ci farà l'analisi di un caso specifico relativo ad un edificio unifamiliare, mentre Massimo Valeri ci presenterà un caso relativo a un edificio plurifamiliare. Nella parte finale procederemo con una serie di domande e risposte. Prima di entrare nello specifico, ci tengo sempre a ricordare quella che è la gerarchia degli interventi Superbonus. Molto rapidamente, questa infografica ci aiuta tanto perché ci inquadra sia gli interventi energetici che quelli antisismici. Abbiamo la distinzione tra gli interventi trainanti e quelli trainati. I trainanti, ricordiamolo, concentriamoci adesso soltanto sugli energetici, sono quelli di cui al comma 1 lettera A, B o C, e C, stiamo parlando dell'articolo 119 del DL34, quindi abbiamo come interventi trainanti, che vuol dire necessari per accedere al beneficio,
il comma 1 lettera A, quindi isolamento termico dell'involucro opaco, che impegni almeno il 25% della superficie disperdente. Poi abbiamo la sostituzione, interventi su parti comuni relativi alla sostituzione di impianti esistenti, il comma 1 lettera B, quindi stiamo parlando di condomini slash edifici plurifamiliari, oppure abbiamo la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale per quanto riguarda gli edifici unifamiliari. Quindi se eseguiamo uno di questi interventi o anche più di uno, il C1 lettera A con lettera C oppure il C1 lettera A con lettera B, in quel caso possiamo accedere ai trainati. I trainati energetici sono i famosi interventi di cui al comma 2, l'articolo 14 del DL 63/2013, quindi stiamo parlando della sostituzione degli infissi, le schermature solari, e tutta un'altra serie di interventi, tra cui anche gli interventi di building automation, ora vedremo. Poi abbiamo il fotovoltaico, contestualmente al fotovoltaico possiamo installare l'accumulo, inoltre le colonnine di ricarica e infine gli ascensori. Questi sono gli interventi trainati dall'eco bonus. Poi abbiamo i trainati del sisma bonus, che sono il fotovoltaico e l'eventuale accumulo, oltre agli ascensori. Vista quella che è la struttura del super bonus, riprendiamo rapidamente la legge di bilancio per il 2016, quindi la legge numero 218 del 2015, l'articolo 1,88, ci dice che le detrazioni di cui l'articolo 14, quello che ho citato poc'anzi, richiamato dal comma 2 del 119 DL 34, ci dice che le detrazioni di cui l'articolo 14 si applicano anche alle spese sostenute per acquisto, installazione, posa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici. Quali sono le caratteristiche? Ovviamente devono garantire anche un funzionamento efficiente degli impianti. Quali sono le caratteristiche che devono soddisfare questi dispositivi? Poi lo vedremo anche dopo nel dettaglio. Devono mostrare i consumi energetici mediante la fornitura periodica dei dati, quindi ci devono far capire quanto stiamo consumando. Ci devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti. Inoltre devono consentire l'accensione, lo spegnimento, la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Quindi se ci sono queste caratteristiche, questi interventi possono essere agevolabili. A questo punto facciamo un passo avanti. Il 5 ottobre del 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto requisiti ecobonus, che è un decreto, ricordiamolo, che non disciplina soltanto il superbonus 110, ma tutti gli interventi agevolabili ai sensi dell'ecobonus. L'allegato B, la tabella 1, contiene fa una disamina di tutti gli interventi agevolabili ai sensi dell'ecobonus e in particolare ci riporta il rigo relativo alla building automation, dove vengono richiamati i riferimenti normativi, l'abbiamo visto prima, il comma 88 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2016, la definizione dell'intervento fatta dall'articolo 2 dello stesso DM requisiti eco bonus, quindi alla lettera B abbiamo sistemi di building automation, poi abbiamo i riferimenti all'articolo 2,1 e la lettera E. In realtà questa BA è il riferimento alla tabella dell'articolo 1, poi abbiamo la detrazione massima ammissibile che è pari a 15.000 euro e quindi abbiamo la detrazione standard, quindi al di fuori dell'ecobonus, che è pari al 65% con un numero di anni pari a 10. Ricordiamoci che comunque questi interventi possono essere interventi trainati di tipo energetico, l'abbiamo visto poc'anzi, del superbonus.
Ora, se andiamo a leggere quelli che sono i requisiti di questi interventi, quindi andiamo al punto 11 che fa dell'allegato A del decreto requisiti ecobonus, troviamo quelli che sono i requisiti per effettuare questi interventi agevolati. Il punto 11.1 fa riferimento appunto agli impianti di building automation e infatti tale punto recita che nel caso di sistemi di building automation, di cui all'articolo 2,1 lettera F, quello che abbiamo visto prima, installati nelle unità abitative congiuntamente o indipendentemente dagli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'asseverazione o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, quindi fornitore degli apparecchi, specifica che la suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della norma N15232 e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a, lo abbiamo visto prima, mostrare i consumi energetici, mostrare le condizioni di funzionamento e la temperatura degli impianti, consentire accensione, spegnimento e programmazione settimanale. L'asseverazione per impianti di potenza inferiore a 100 kW può essere sostituita da una dichiarazione dell'installatore, quindi almeno classe B della norma N15232. Già nel precedente incontro abbiamo chiarito tutta una serie di aspetti relativi appunto alla classe B e alla norma la N15232, sicuramente oggi ne riparleremo, quindi vedremo qualche altro dettaglio. Se ci fossero domande, comunque vi invito ad utilizzare il canale della chat. Molto rapidamente, questo riepilogo l'ho fatto già l'altra volta, in buona sostanza è ripreso dal portale Enea, che illustra in maniera schematica chi può accedere al beneficio. Il beneficio possono usufruire del beneficio tutti i contribuenti che sostengono le spese, possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari e ricordiamoci che grazie alla possibilità di cessione del credito prevista dall'articolo 121 è possibile optare, quindi esercitare un'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura a favore del fornitore. Per quali edifici? Gli edifici ovviamente devono essere esistenti, devono essere di tipo residenziale e devono essere dotati di impianto di climatizzazione. Queste sono un po' le caratteristiche standard per usufruire del super bonus, quindi questi sono i requisiti standard necessari per l'accesso ai benefici di tipo eco bonus. Qual è l'entità del beneficio? L'abbiamo visto prima, 65%. Ricordiamoci che il tetto di spesa pari a 15.000 è stato introdotto dal decreto requisiti ecobonus che abbiamo visto poc'anzi. E quindi si configura una doppia ipotesi, un doppio scenario. Gli interventi realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto requisiti ecobonus, quindi realizzati prima del 6 ottobre, e che non prevedono tetto di spesa, quindi per quella tipologia di interventi realizzati prima del 6 non ci sono limiti alla spesa ammissibile, mentre per gli interventi realizzati dopo il 6 di ottobre 2020 il tetto di detrazione è pari a 15.000, quindi in funzione della tipologia di detrazione, quindi dividendo per la detrazione otteniamo la spesa massima. In questo caso, nel caso di super bonus, avremo 15.000 di detrazione diviso 1,1 e avremo, se non ricordo male, 12.000 e qualcosa, 13.000, qualcosa del genere. Ok, detto questo, qui ci sono altre specifiche relative agli interventi, quindi limite di detrazione, l'abbiamo detto prima, nessuno e 15.000 prima e dopo, e poi tutta la documentazione necessaria da produrre in funzione della vigenza o meno
del decreto o requisiti compliance. Quindi vi ricordo che vi lascio a disposizione queste slide che potrete scaricare per avere un piccolo riepilogo. Tra l'altro anche le slide che mostreranno sia Alessio Vannuzzi che Massimo Valeri saranno rese disponibili sul sito H. Tra l'altro chi si è registrato riceverà un'email contenente il link per scaricare le slide e per rivedere l'evento in differita. Io con questo ho concluso questa prima parte e a questo punto chiamo Alessio Vannuzzi. Alessio, ok. Forse abbiamo un problema tecnico con la regia. Ok, adesso ecco, abbiamo risolto. Scusate. Quindi, no, figurati Alessio. Quindi c'è Alessio. Come vi ho già anticipato, Alessio Vannuzzi, che è il coordinatore di KNX Professional, ci parlerà di un caso pratico, l'analisi di un caso relativo ad un edificio unifamiliare. Ciao Alessio. Ciao Nicola, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto grazie perché hai mantenuto la promessa, quindi ci siamo rivisti dopo il primo appuntamento. Allora, il mio intervento, come diceva Nicola, riguarderà Immer e Talaguidanie, un esempio di abitazione unifamiliare. Prima di iniziare, velocemente vi rubo veramente 60 secondi, per chi magari l'altra volta non era presente, vi ripresento un attimino chi è KNX Professionals, ma soprattutto chi è KNX Italia. KNX Italia è l'associazione che diciamo, si occupa in Italia e fa le veci in Italia di KNX Association. KNX è uno standard internazionale per l'automazione degli edifici e KNX Italia appunto raggruppa in Italia, come vedete da questa slide, praticamente tutti i produttori che si occupano dello standard KNX nel nostro territorio, in più anche diciamo a collegamenti con enti universitari, enti di ricerca e così via. All'interno di KNX Italia poi ci siamo anche noi come KNX Professionals. Un attimino, KNX, per chi non lo conoscesse, è uno standard che permette la gestione, il controllo e l'automazione praticamente di tutte le tipologie di impianti presenti in un edificio e lo può Alessio, fare... Scusami. Sì? Scusami, potresti condividere le slide così se stai mostrando qualcosa in questo momento? Ah sì, scusatemi, colpa mia, sono partito male oggi. No, assolutamente, nessun problema. Ti ho interrotto giusto per questo, perché facevi riferimento a slide sì. Solo per questo. Ti interrompo. Sì, ok. Tranquillo, nessun problema. Eccomi. Dovreste vedermi? Cioè dovreste vedere la slide? Sì. Ok, allora dicevo questa... Che vedete finalmente ora, raggruppa un po' quelli che sono i membri di KNX Italia, che come vedete sono un po' tutti produttori di dispositivi e diciamo del mondo KNX presenti in Italia. E KNX, come vi dicevo, è uno standard che permette di gestire e controllare praticamente tutte le tipologie di impianti presenti in un edificio e lo può fare sia direttamente che indirettamente, perché diciamo, sono presenti sul mercato tutta una serie di dispositivi tecnicamente chiamati gateway che permettono l'integrazione di tutti quei protocolli magari diversi da KNX che però magari possono essere presenti all'interno di un edificio. Mi viene a pensare protocollo DALI per l'illuminazione, protocollo BACnet per le centrali termiche, però tutti questi protocolli possono essere integrati attraverso lo standard KNX e quindi permettere la gestione completa a 360 gradi dei sistemi impiantistici di edifici sia piccoli, quindi residenziali, che non residenziali. KNX Professionals, invece, di cui io sono appunto il coordinatore, è diciamo quel gruppo di system integrator che, come in questa foto, appunto ci mette la faccia, ovvero che, diversamente dai produttori e da chi appunto produce i dispositivi, invece è colui che progetta, installa, programma i sistemi basati su standard KNX. Siamo un gruppo ormai di circa 60-70 diciamo entità diverse tra società e ditte individuali e appunto diciamo siamo sparsi un po' su tutto il territorio nazionale e siamo diciamo quegli esperti del mondo KNX che
ci tengono un po' di più perché siamo un gruppo che costantemente si informa, costantemente si forma, perché è un mondo talmente in evoluzione, e soprattutto la cosa più bella, ma come va tanto di moda in questi giorni, visto che siamo tutti felici dell'Europeo vinto e di quello che è stato l'esempio della nazionale per noi, siamo un gruppo che si aiuta a vicenda, quindi siamo amici fondamentalmente, ci scambiamo informazioni, ci scambiamo esperienze, da questo scambio di conoscenze e questo scambio di esperienze cresciamo continuamente tutti quanti noi, e quindi ecco, da coordinatore mi fa piacere portare un altro esempio di come in Italia si può fare squadra, si può fare gruppo, in più essendo in seno a KNX Italia e di conseguenza a tutti i produttori che avete visto, abbiamo anche il vantaggio di avere uno stretto contatto con chi produce la parte dei dispositivi che poi noi andiamo a installare, e quindi anche con loro abbiamo la possibilità di instaurare un rapporto di scambio e di aiuto, tra virgolette, tecnico a vicenda. Bene, non vi rubo altri secondi su questo argomento per andare a continuare il discorso che avevamo iniziato la volta precedente, ovvero il discorso legato all'intervento denominato Building Automation all'interno del Super Ecobonus 110 o comunque dell'Ecobonus 65%. Allora, il webinar di oggi, come diceva Nicola, è figlio del fatto che mentre l'altra volta parlavamo di Building Automation, qualche giorno dopo sarebbe uscita quella che è la guida pratica presentata da ANIE appunto proprio sui sistemi BUX, quindi sui sistemi di Building Automation e le colonnine di ricarica. Ovviamente in questo caso oggi non parleremo di colonnine di ricarica, ma ci concentreremo sui sistemi di Building Automation. Io per comodità, se volete, vi ho messo questo QR code sulla slide, che anche ora, mentre state guardando il webinar, se puntate con il telefonino o con qualche dispositivo mobile, vi rimanda direttamente alla pagina dove potete scaricare gratuitamente la guida che ha realizzato ANIE. È una guida che sia io che Massimo, mi permetto di parlare anche a nome di Massimo in questo momento, siamo molto felici di presentarvi e di, diciamo, suggerirvi, perché come KNX Professionals e KNX Italia abbiamo cercato di contribuire, proprio perché siamo tecnicamente, specialmente noi professionals, quelli che vanno poi ad operare sul territorio e sugli impianti, abbiamo cercato di contribuire alla realizzazione pratica di questa guida, e quindi riteniamo che possa essere molto di aiuto per tutti quei tecnici, anche gli utenti finali che magari non hanno ben chiaro cosa è possibile portare in detrazione, cosa è possibile fare in ottica di domotica e building automation nella propria abitazione, attraverso una guida che appunto, oltre a portare tutta la parte teorica iniziale, poi si basa su degli esempi tangibili. Quindi ecco, vi do un attimo di tempo, se volete, per inquadrare il QR code e tra poco andiamo avanti. Premetto che io appunto illustrerò in merito alla guida, anche se non è proprio lo stesso esempio, ho cercato di portare un esempio in più rispetto alla guida, ma comunque sia, diciamo, va sulla stessa linea di quello che è nella guida, un esempio di abitazione unifamiliare, proprio perché nella guida, e fondamentalmente sono quelli i casi in cui poi alla fine ci rivediamo, fondamentalmente gli esempi si basano o su appunto abitazioni unifamiliari, che però possono essere anche per esempio appartamenti di un condominio che però sono termoindipendenti, quindi alla fin fine sono tutte abitazioni unifamiliari, oppure, come farà poi Massimo, l'esempio invece di un condominio dove soprattutto la parte termica è condivisa e quindi c'è bisogno di accortezze, di comportarsi in maniera un po' differente rispetto all'esempio unifamiliare. Allora, l'abitazione che ho preso in considerazione è questa che vedete in figura, è un'abitazione che tra l'altro, così per la cronaca, esiste davvero, su cui ho lavorato, ma non per il super ecobonus, ma perché non ha voluto fare il super ecobonus il cliente, ma su cui effettivamente poi alla fine c'è un sistema domotico in realtà, che non si ferma soltanto all'intervento di building del 110, ma in realtà c'è anche tutta quanta la parte di illuminazione, movimentazione, eccetera. Però è un'abitazione, come vedete, composta fondamentalmente da 5 zone, anche se la zona soggiorno potrebbe essere suddivisa in 2, ma quello insomma dipende dal tipo di emissione. Però fondamentalmente 5 zone, 2 bagni,
È un sistema che, facciamo finta, partisse da un sistema di generatore a caldaia e che inizialmente avesse dei radiatori. Più spesso e volentieri ormai da questo tipo di situazioni si passa a situazioni invece in cui si cambia il generatore, si mette una pompa di calore e magari nell'ottica delle lavorazioni si passa da un sistema a radiatori a un sistema magari a radiante a pavimento caldo o anche caldo freddo, quello dipende dalle valutazioni termiche, dalle valutazioni anche di spesa che il cliente fa, eccetera, eccetera. Però fondamentalmente è sempre più frequente questo switch da sistemi a caldaia, sistemi a radiatori, a sistemi a pompa di calore o comunque massimo ibridi, a sistemi a radiante a pavimento caldo, caldo freddo. In realtà qui non c'è un collettore, ma ho fatto finta che ci fossero due collettori, ma questo conta poco. E ho suddiviso l'ambiente in zone. Ora, per riprendere quello che diceva Nicola all'inizio, io vi ricordo, e potete vederlo in maniera molto più esplicita nel webinar precedente, io vi ricordo che per poter usufruire dell'intervento di Super Eco Bonus, quello che è l'intervento di Building Automation deve essere diciamo compatibile, quindi afferire a quelle che sono le richieste di almeno la classe B secondo la norma UNIEN 15232. Ora, come abbiamo detto l'altra volta, questa norma non è una norma di prodotto, cioè io non compro l'oggetto, il termostato, la valvola che è in classe B. Io progettista, io tecnico, io installatore devo andare a costruire un sistema impiantistico che nel suo complesso rispetti quello che è almeno quello che sono le richieste tecniche della classe B secondo la UNIEN 15232. Perché vi dico questo? Perché, come vedete nelle prossime immagini, io non parlerò mai di un prodotto, di una marca, di un sistema in sé per sé unico, eccetera, eccetera, ma porrò l'esempio, vi porrò l'esempio di tutta una serie di componentistiche, tra virgolette, intelligenti o comunque che legano il sistema in maniera intelligente, e che andranno a comporre il nostro sistema impiantistico di building per rendere almeno in classe B la termoregolazione, la misurazione dei consumi e la remotizzazione di questi sistemi all'utente via app, via smartphone, via tablet, via PC, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, appunto, avendo questa situazione delle 5 zone più 2 bagni, per esempio, la prima cosa che faccio da tecnico è andare a prevedere in ogni ambiente, quindi in ogni zona che devo andare a gestire barra controllare, quella che può essere una sonda di temperatura o per esempio potrebbe essere un termostato. Penso conosciate già cos'è la differenza tra una sonda di temperatura e un termostato. Brevemente, la sonda di temperatura è semplicemente un dispositivo, un oggetto che rileva il valore di temperatura e la comunica a qualcuno, tra virgolette. Il termostato è invece un oggetto che non solo rileva la temperatura, ma ha a bordo la capacità di analizzare quel valore di temperatura e conseguentemente, per esempio, sapere se deve fare richiesta di accensione del riscaldamento, deve fare richiesta di accensione di un raffrescamento e soprattutto ne magari a bordo ha quelle logiche di regolazione che sanno cosa devono comunicare al generatore o al sistema di riscaldamento per dare calore a quella zona. Questo lo dico perché, proprio perché non c'è un dispositivo unico, non c'è un sistema unico che è in grado di fare questa cosa, la scelta sta al progettista. Altra cosa che qui non ho scritto, ma vi dico a voce perché, ripeto, andrebbe capito sistema per sistema come fare, io qui vi ho scritto sonda di temperatura, ma per esempio, se il sistema radiante facesse anche freddo, quindi anche raffrescamento, potrebbe avere senso, anzi per non dire che ha senso e non dire che è obbligatorio, non mettere solamente una sonda di temperatura, ma per esempio mettere una sonda di temperatura e umidità. Perché? Perché sarà importante andare a calcolare zona per zona, per esempio anche il cosiddetto punto di rugiada, per evitare che si formi condensa sul pavimento e così via. Quindi mi serve anche la temperatura per andare a calcolare il punto di rugiada. Quindi per ogni zona io prevedo una sonda di temperatura,
Ogni zona intendo anche i bagni, ovviamente. Per esempio, io potrei mettere qualcosa che abbia un display in tutte le zone rosse che vedete, e magari nel bagno, che è una zona in cui non mi interessa andare a spendere per un oggetto con un display, delle sonde di temperatura semplicemente cieche, che però mi rilevano la temperatura in quella zona. E così facendo mi assicuro che in ogni zona che devo andare a gestire io ho la possibilità di conoscere la temperatura di quella zona. Poi che cosa mi serve? Per esempio, se in questo caso il sistema è un sistema radiante a pavimento, probabilmente da qualche parte, io qui ne ho supposti, se non ricordo male in questo appartamento ce n'erano due, ho supposto che ci fossero in due zone distinte della casa due collettori. Un collettore, quello a sinistra, che fondamentalmente si occupa della zona giorno, per esempio, e della zona cucina, se non ricordo male, in questa casa, e un collettore posto nel disimpegno tra zona notte e zona giorno, che per esempio si occupava delle valvole di zona della zona notte, quindi dei bagni e delle tre camere. Bene, su questo collettore andrò a montare delle valvole motorizzate, che andrò, ovviamente, con una tecnologia integrata ai sensori che abbiamo visto precedentemente, andrò a montare nello stesso collettore o nelle vicinanze o comunque nel quadro elettrico poi collegato fisicamente alle valvole motorizzate, andrò per esempio a mettere un attuatore o comunque un sistema di un regolatore termico capace di andare a guidare e a pilotare queste valvole per andare ad aprire i circuiti di zona quando nelle singole zone c'è una temperatura tale affinché tale che richieda l'avviamento e la richiesta di calore o di freddo in estate in quella zona. Io unendo la parte precedente, quindi le sonde, più unendo questo attuatore valvolo o comunque questo regolatore termico, ripeto, a seconda se avete messo un termostato o una sonda di temperatura negli ambienti, sono andato a creare quello che nella 15232 è il cosiddetto controllo di emissione. Cioè sono andato a creare il controllo zona per zona della temperatura e dell'emissione di calore in quella zona, ok? Tenete presente che fare questo ci permette di essere già come funzionalità in classe B. Se io volessi fare un ulteriore step, che ovviamente comporterebbe sì una spesa in più, ma comporterebbe anche un risparmio energetico in più, potrei andare a mettere nelle zone che avete visto precedentemente, per esempio, un sensore di presenza movimento. Ma in realtà potrei anche già avercelo quel sensore di presenza movimento, perché magari c'è presente un sistema di allarme. Bene, se io integro il sistema di allarme in quelle zone che avete visto prima, riesco anche a poter avere l'informazione della presenza o meno di persone in quei singoli ambienti, io addirittura passo come tipo di funzione secondo la 15232 in classe A, ok? Quindi sensore di temperatura, controllo di elettrovalvole. A questo punto, per seguire la catena che bisogna soddisfare nella EN 15232, si passa alla parte di distribuzione. Ora io ve l'ho comunque messa perché è giusto che venga valutata, non tutti i casi sono uguali e quindi va valutata e immagino che chi ci segue, molti di voi siate termotecnici, ne sapete sicuramente molto più di me di pompe e circolatori, ma fondamentalmente in sistemi legati ad un'abitazione, qui si parla di un'abitazione di circa 110 metri quadrati su un piano solo, andare a prendere un sistema di generazione tipo per esempio a pompa di calore vuol dire andare a prendere un oggetto, scusate se lo chiamo oggetto, comunque un sistema che fondamentalmente già di per sé al suo interno racchiude sia la parte di generazione che la parte di distribuzione, quindi per esempio potrebbe già avere al suo interno un circolatore, potrebbe già avere al suo interno eventuali valvole miscelatrici e così via. Quindi perché dico questo? Perché la seconda e terza parte di soddisfazione della classe B per la parte di riscaldamento barra raffrescamento della 15232 sono le parti di distribuzione e di generazione, che come ho detto in molti casi sono comunque sia una cosa unica a livello di sistema che si acquista e quindi in realtà già al suo interno hanno una comunicazione spesso e volentieri. Comunque, mettiamo a caso che invece le pompe o comunque tutto ciò che permette di spingere il volano termico, il vettore termico nelle varie zone, sia esterna
alla centrale termica, ovviamente prevederà che ci siano magari dei circolatori e delle pompe. A quel punto io devo avere un attuatore e magari dei regolatori che siano in grado di andare a gestire e pilotare queste pompe in maniera tale da rispettare, per esempio, quella che è la quantità di carico richiesta in quel momento. Ovvero, se io non ho richiesta da tutta la casa, ma ho richiesta soltanto dalla zona soggiorno, posso andare a dire alla pompa di distribuire, ma magari con una apertura, con una velocità tale da non dover sforzare al massimo la pompa, e così via. Quindi posso andare a gestire le pompe di circolazione così come giustamente mi è richiesto all'interno delle funzionalità della 15232. Dietro alla parte di distribuzione ovviamente c'è la parte di generazione. In questo caso noi abbiamo fatto finta che il generatore sia una pompa di calore. Poteva essere di nuovo una caldaia, e quindi magari gli emettitori potevano continuare ad essere radiatori. Potrebbe essere un generatore ibrido, in cui magari ho una pompa di calore e magari ho una piccola caldaia di backup che mi serve per aiutare la pompa di calore in casi di temperature esterne troppo basse, e così via. Bene, al di là di quale sia il generatore, fondamentalmente per rispettare quello che è la richiesta tecnica almeno della classe B della 15232, io ho bisogno di avere un dispositivo che qui ho chiamato gateway di gestione e controllo, un dispositivo che permetta a tutto l'intero sistema, quindi sin da quello che abbiamo visto all'inizio, sonde, regolatori e anche la parte di distribuzione, ma che permetta anche un dialogo e uno scambio di informazioni con il generatore. Va da sé che spesso e volentieri, soprattutto quando si parla di pompe di calore, vi potrebbe capitare di avere a che fare, per esempio, con, piuttosto che con KNX, magari con protocolli tipo il Modbus. Se fossimo in ambienti magari non residenziali ma magari terziari, è probabile che vi capiterebbe di trovare come, diciamo, sistema di interlocuzione con la generazione, per esempio, il protocollo BACnet. E però la cosa positiva che dicevo prima del mondo KNX, per esempio, è che esistono, e ci sono più produttori che lo fanno, gateway, quindi dispositivi hardware che permettono lo scambio diretto di informazioni tra mondo KNX e mondo, per esempio, Modbus, BACnet e così via, e quindi io ho modo, per esempio, di passare al generatore tutte le informazioni di cui potrebbe aver bisogno per sapere che cosa fanno le varie zone, a che temperatura stanno le varie zone, quale zona fa quante zone fanno richiesta di calore e così via. E allo stesso tempo io posso andare a richiedere al generatore tutta una serie di informazioni che mi possono far sapere se lui sta funzionando, in che modalità sta funzionando, con che temperature di funzionamento sta viaggiando, se sta producendo acqua calda sanitaria oppure sta producendo soltanto calore. Quindi a seconda del costruttore, mi vengono fornite dal costruttore, dal sistema di generazione, tutta una serie di informazioni che possono essere anche utili non solo per conoscere il funzionamento, ma per esempio anche per avere informazioni legate a possibili malfunzionamenti, e quindi ottimizzare quella che potrebbe essere la manutenzione ordinaria o straordinaria anche del generatore. Facendo queste quattro operazioni, quindi sonda, attuatore valvole, eventualmente attuatore per le pompe di circolazione o comunque per la distribuzione, più il gateway di gestione e controllo del generatore, noi abbiamo chiuso, ovviamente queste quattro parti devono essere in comunicazione, noi abbiamo chiuso il cerchio su quella che è la gestione di caldo e o raffrescamento della nostra abitazione. La seconda cosa che ci viene chiesta nel super ecobonus e nell'ecobonus legata alla building automation è però anche di conoscere quelli che sono i consumi energetici del nostro sistema di riscaldamento. In questo caso io ho messo un misuratore, ho previsto un misuratore elettrico, perché? Perché il nostro generatore di calore è fondamentalmente un generatore che utilizza energia elettrica per produrre poi l'energia termica utile alla nostra abitazione.
Quindi in questo caso, per esempio, ho immaginato che nella zona, in quella zona a sinistra, che fondamentalmente è il locale tecnico dell'abitazione, dove ci sarà quindi anche, dove c'è anche, no, dove ci sarà, dove c'è anche appunto posizionata la pompa di calore, il quadro elettrico e tutto quanto, all'interno di quella zona fosse posizionato un interruttore, scusate, un misuratore elettrico come quello, tipo quello che vedete in figura, che vada a fornire l'informazione, perché magari è collegato alla linea elettrica che da corrente alla pompa di calore, che fornisce il dato del generatore, del consumo del generatore termico. Tenete presente che ci sono dei generatori o a pompa di calore o ibridi che hanno al bordo tutta una serie di sistemi tecnici e tecnologici che riescono già a fornire, senza dover installare ulteriori misuratori, riescono già a fornire i dati di consumo, perché magari al suo interno hanno dei piccoli misuratori elettrici e o termici, i cui dati poi vengono messi a disposizione dalla parte intelligente del generatore. Quindi ecco, se vi posso dare un consiglio sotto questo punto di vista, ai progettisti che scelgono e vanno a scegliere i sistemi di generazione, magari questa informazione chiedetela, anche perché, come dicevamo l'altra volta, e forse si capisce anche da queste poche slide che però vi ho fatto vedere, tenete presente che io stiamo parlando di building automation, ma in realtà, se ci pensate, per tre quarti delle cose che ho appena detto, se io non vi dicevo building automation, ma vi dicevo intervento di rifacimento dell'impianto di riscaldamento, probabilmente vi avrei detto quasi le stesse cose. Magari non sareste stati così attenti a far sì che la zona di, le varie zone di emissione, il generatore e la distribuzione fossero in comunicazione, ma comunque avreste comprato dei termostati, avreste comprato dei regolatori, avreste previsto un generatore, avreste previsto delle pompe di circolazione. Il sistema di building automation è semplicemente quella parte che all'interno di un sistema che magari rifate comunque di riscaldamento e raffrescamento, invece rende questa catena unica, integrata ed intelligente. Quindi se siete lì a fare un intervento di cambio del sistema di generazione, magari fatelo in ottica di un'eventuale integrazione, chiedete che il generatore sia il più possibile intelligente e che quindi vi fornisca già di per sé più possibili informazioni al sistema. Ovviamente a questa parte cosa ho aggiunto? Ho aggiunto la terza cosa che richiede il super ecobonus e l'ecobonus, ovvero che questo sistema che vi ho fatto vedere, che gestisce le zone, vi dà la possibilità di gestire le temperature, gestisce i vari ambienti, gestisce il generatore, vi dà le informazioni di consumo, eccetera, eccetera, sia gestibile e controllabile e visionabile da dispositivi digitali, ovvero telefonini, tablet, PC, smart TV. Bene, per fare questo ho previsto e va previsto che, al di là di avere magari una buona rete dati di casa, quindi un buon router, dei buoni access point, una buona rete magari in fibra, eccetera, eccetera, ci sia un oggetto, un dispositivo, fondamentalmente un web server, che permetta di riportare tutte le informazioni ricavate, gestite e controllate dal sistema di building all'interno di una pagina web, un'app, che permetta all'utente di controllare e visionare i vari ambienti, poter impostare per esempio i valori di temperatura ambiente per ambiente, fare una cronoprogrammazione, controllare quanto sta consumando in tempo reale, ma avere anche la possibilità di controllare e visionare quanto ha consumato ieri, la settimana scorsa, il mese scorso, per avere un andamento di consumi e quindi prendere coscienza del proprio utilizzo dell'impianto, e quindi vi posso assicurare anche andare a portare dei miglioramenti e quindi delle ottimizzazioni sul proprio consumo energetico e di conseguenza sulla propria spesa, perché poi, tanto parliamoci chiaro, a noi ci interessa l'efficienza, ma perché poi si tramuta, come utente finale, si tramuta anche in una minore spesa a livello di costi di gestione e di controllo della nostra abitazione. Bene, questo è quello che richiede l'intervento di Building Automation.
ma ho aggiunto, perché ne abbiamo già parlato anche l'altra volta, ho aggiunto anche che, vi ricordo, nel momento in cui magari faccio anche o accendo anche l'intervento denominato schermature solari, che è un altro intervento, come faceva vedere Nicola, trainato, possibile, dal 110, nel momento in cui faccio anche eventualmente quell'intervento, con appena uno, due, dipende dalle finestre, attuatori per movimentazioni e magari, per esempio, una stazione meteo esterna o comunque un qualcosa di intelligente che magari potrebbe essere anche a bordo del web server, che mi permetta, per esempio, di avere coscienza se è giorno, se è notte, se quel giorno è bello, se quel giorno è brutto, se quel giorno piove in casa e così via, andare a gestire in maniera intelligente ed automatizzata anche le schermature solari. Apro parentesi, vi ricordo che comunque il capitolo schermature solari è un capitolo dell'AIN 15232, che in questo caso non viene valutata sotto quel punto di vista per il super eco bonus, ma per farvi capire che con le schermature solari si può fare efficienza energetica, vi ricordo che anche le schermature solari sono oggetto di analisi all'interno della 15232, e quindi posso andare ad aggiungere al sistema che vi ho fatto vedere finora, che in gran parte è già strutturato e quindi ha già un'infrastruttura presente all'interno dell'abitazione, vado ad aggiungere anche la gestione e controllo delle schermature solari, perché nell'intervento trainato schermature solari si specifica in maniera chiara che è possibile portare in detrazione anche le spese dei sistemi di gestione e controllo delle schermature solari. Ok? Bene, nella guida ANIE, che spero stiate già scaricando, vi siete già assegnati il link per scaricare, c'è un esempio ancora più corposo e ancora più specifico, quindi ancora più dettagliato, di abitazione monofamiliare, unifamiliare, dove addirittura ci sono anche delle analisi di costo per farvi capire un po' che tipo di investimento è, a che tipo di investimento si va incontro in un'abitazione tipo questa, per esempio. E dopo la parte di analisi di intervento come questo, di intervento tecnico di che cosa prevede e che cosa va prevista tecnicamente per realizzare l'intervento di building automation, c'è la parte di asseverazione che tra poco vedremo. Io qui però, in maniera molto generica e molto a 360 gradi, vi ho riportato semplicemente uno schema ancora più generico, perché non si parla né di quanto è grande questa abitazione né niente, ma per farvi capire che, purtroppo per esperienza mia, spesso e volentieri in questi interventi, ed è qui che nasce l'esperienza nostra di System Integrator, in realtà dobbiamo, per ovvi motivi, andare a fare collage di più sistemi e più tecnologie per rispettare da una parte la classe B e per dall'altra rispettare quello che è, per esempio, anche l'intervento in sé per sé, perché ci sono alcune abitazioni in cui l'utente non vuole che vengano fatti dei lavori di scasso, delle murature, eccetera, eccetera, e quindi, per esempio, in questo schema trovate più tecnologie, si parla da KNX, si parla di Modbus, si parla di Enosian, che è uno standard wireless, si parla di Open Therm, che è uno standard per quanto riguarda le caldaie murali, e tutti questi protocolli vengono poi riuniti appunto in quello che è un web server, quindi un oggetto intelligente che permette la gestione di tutti quanti questi protocolli, tutti quanti questi sistemi di comunicazione, per poi andare a fornire al cliente un'unica soluzione visiva di gestione e controllo del nostro sistema. Ecco, vi ho portato questo esempio perché, ripeto, nella realtà dei fatti spesso e volentieri andremo a trovarci con più tecnologie e più lingue, se vogliamo chiamarle così, e dobbiamo riuscire a, per rispettare la classe B, andare a intersecare e a integrare tutti i vari sistemi presenti. Bene, come vi dicevo nella guida, dopo la parte legata alle scelte tecniche e tecnologiche, c'è la parte di asseverazione. Io, come ho detto alla regia, devo un attimino cambiare presentazione, perché vi faccio vedere semplicemente un piccolo esempio legato all'asseverazione.
Allora, come diceva Nicola, l'asseverazione può essere fatta sopra 100 kW, appunto come un'asseverazione sotto 100 kW, come una dichiarazione, magari anche a nome dell'installatore. Vi ricordo che esiste una norma, la norma UNITS 11651, che è la norma che fornisce un modello di asseverazione in merito alla norma UNIN 15232. La norma è semplicemente un modellino che voi, come ho fatto in questo caso io, potete riportarvi su carta intestata vostra, come progettisti, come tecnici, e su cui potete andare a, e poi anche nella guida ANI vedete un esempio compilato, su cui potete andare a riportare quelle che sono le tabelle della UNI 11651 per l'asseverazione, quindi con le varie funzioni della 1522, ovviamente in questo caso essendo legata ad un'asseverazione esclusivamente al super eco bonus, per esempio io che cosa ho messo? Ho messo il riscaldamento, ho messo il dov'è? Il raffrescamento che vedete sulla destra, ho messo la ventilazione meccanizzata e condizionamento d'aria e basta. Perché? Perché esempio l'illuminazione e le schermature solari che non sono richiamate nel super eco bonus legate alla 15232 in questo caso non devono essere asseverate o comunque dichiarate. Nel modellino poi andate a mettere i dati dell'intervento, che tipo di intervento è, se è residenziale o non è residenziale, andate a mettere quali sono stati gli interventi valutati in questa asseverazione e poi ovviamente andate a dichiarare rispetto a quello che avete fatto il sistema impiantistico finale, che tipo di sistema BAX è, se è un sistema BAX in classe D, in classe C, in classe B o in classe A. Io qui ovviamente ho messo una freccia già sulla B, perché sappiamo bene che se si sta parlando di super eco bonus ed eco bonus, la classe minima che dobbiamo rispettare è la classe D. Ovviamente meglio ancora se tornasse alla fine che è in classe A. Però ecco, nella guida trovate anche un esempio compilato, però volevo farvi vedere come un esempio come quello riportato nella guida in realtà può essere un esempio che per voi tecnici come me può essere una vera e propria, un vero e proprio modellino che potete, ve lo riscorro un po', che potete realizzare sulla vostra carta, sulla vostra carta intestata, per andare a consegnare poi la documentazione a corredo del sistema di building automation che avete realizzato. Ok? Bene. Io con questo ho terminato il mio intervento, ovviamente sono a disposizione, così come poi Massimo in fondo, per eventuali domande e curiosità. Come ha detto Nicola, le slide saranno messe a disposizione e comunque noi come associazione rimaniamo a disposizione per qualsiasi tipo di dubbio, domanda in merito a questo tipo di interventi. Ok? Bene Alessio, ti ringrazio personalmente perché ho trovato il tuo intervento davvero molto utile. Tra l'altro sono davvero contento perché abbiamo mostrato un caso applicativo, abbiamo visto concretamente quali sono le scelte e trovo molto utile anche quell'infografica finale che in qualche modo fa il punto della situazione, delle possibilità per l'installazione di un impianto domotico, di un impianto di building automation e tra l'altro, come hai chiarito in maniera molto, molto logica e molto concreta, il fatto che in buona sostanza alcuni interventi possono essere considerati all'interno di altri interventi e non necessariamente della building automation, quindi assolutamente interessanti le tue considerazioni e ho trovato anche io molto molto utile questo intervento, quindi complimenti davvero Alessio. Grazie mille, grazie mille. Bene, quindi a questo punto Alessio ovviamente rimarrai con noi perché nella parte finale faremo il question time e ci sono già un po' di domande che Chiara sta raccogliendo. A questo punto chiamo Massimo Valeri, ciao Massimo, presidente di KNX Italia. Massimo ci farà un esempio applicativo, stavolta farà riferimento ad un edificio plurifamiliare, quindi un condominio. Ciao Massimo. Nicola, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori che vedo essere
abbastanza numerosi. Ho visto anche un sacco di domande, quindi sarà dura poi rispondere a tutte, però cercheremo di farlo nei limiti del possibile. Allora, intanto predispongo la mia presentazione. Ecco qua. Sì. Spero che la vediate, adesso provo a mettere a tutto schermo. Sì, la regia mi conferma che sta arrivando. Ecco, a questo punto dovremmo esserci, perché mi sembra che sia perfetto. Allora, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, sì, Nicola. Pronto? Vai, Massimo. Bene, Massimo, sì, ti sentiamo. Bene, benissimo. Mi sentite? Ok, allora posso procedere. Allora, buon pomeriggio a tutti. Come dicevo, questa è un po' una seconda puntata di un webinar fatto un paio di settimane fa. Ovviamente non è il seguito, nel senso chi non ha seguito il precedente può andarselo a riguardare, ma comunque questo sarà un approfondimento assolutamente indipendente. Quello che ci ha tenuto Alessio e ci tengo anch'io a dire è che perché abbiamo deciso di fare insieme con H, e anzi la ringraziamo per aver preso subito la palla al balzo, questo ulteriore webinar. Perché in mezzo tra questo e il precedente è uscito un documento molto interessante. Qual è questo documento? È un documento che è stato pubblicato da ANI, l'Associazione Confindustriale dei Costruttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Noi cosa c'entriamo come KNX Italia? Come diceva Alessio, abbiamo collaborato alla redazione di questo documento, sia come associazione, sia il gruppo dei KNX Professionals, cioè degli integratori che esiste in seno alla nostra associazione. E quindi questo è il primo motivo perché abbiamo partecipato direttamente, e è stato un documento fatto con un approfondimento e una interpretazione molto puntuale. Seconda cosa, io direi altrettanto importante, è perché questa guida è stata in qualche modo, non direi concordata, ma quantomeno presentata anche in anteprima prima di essere pubblicata alla stessa Enea. Quindi è stata in qualche modo condivisa in alcune parti più critiche, e la stessa Enea era presente durante la presentazione ufficiale del documento. Quindi diciamo, ci permettiamo di dire che questo documento tutto sommato può avere una validità interessante, visto che Enea è il soggetto che è stato delegato poi a fare le verifiche sugli interventi legati alla parte energetica del superbonus. Iniziamo la nostra presentazione. Io giocherò un pochino di squadra con Alessio, nel senso che Alessio ci ha già introdotto. Due parole in più rispetto a chi siamo. KNX, come ha detto Alessio, è uno standard internazionale. Questi sono un pochino di numeri, come vedete, raccoglie 500 costruttori in tutto il mondo, quindi è una tecnologia che oggi, almeno in Italia, voi trovate presso qualsiasi costruttore di dispositivi elettrici ed elettronici e domotici. Questa tecnologia esiste da 30 anni, esiste tanta gente formata, vedete più di 100.000 persone in giro per il mondo, la nostra realtà italiana è questa. Ma io, diciamo, l'aspetto su cui vorrei puntare l'attenzione è in particolare questo concetto. Noi siamo un'associazione che forse tra le poche sul mercato a riunire una filiera completa relativamente al mondo dell'automazione. Perché dico filiera completa? Perché noi in sede della nostra associazione abbiamo tutta una serie di gruppi associativi che comprendono costruttori di dispositivi, comprendono partner, quindi installatori formati, comprendono KNX Professional, di cui Alessio è il coordinatore, che sono diciamo dei professionisti che fanno formazione continua e diciamo più con un livello più elevato, e poi abbiamo anche i grossisti. Quindi abbiamo un pochino tutta la filiera, la parte produttiva, la parte commerciale e la parte installativa. E poi cuore di tutto, l'ho rappresentato in questa slide al centro, noi abbiamo un training center, quindi formiamo tutta questa filiera. Quindi mi premeva di aggiungere a quello che già ha detto Alessio questi concetti.
Allora, la Guidanie, come vi dicevo, è stata pubblicata con uno scopo in particolare, quello di intanto evidenziare ed esaminare in dettaglio relativamente al super bonus 110% gli aspetti legati al rispetto della norma EN15232 in riferimento alla classe P, cioè tutti quegli aspetti legati alla incentivazione dei sistemi PACS. Perché questo? Perché ANIE ovviamente raccoglie costruttori che si occupano di questo argomento, quindi c'è stata un'analisi di dettaglio degli aspetti e dei benefici fiscali legati a questo ambito. Secondo, perché comunque la guida si è resa necessaria, visto che anche il decreto requisiti minimi aveva, come ha detto anche Nicola, tutta una serie di aree un po' grigie che andavano un attimino chiarite ed interpretate. Secondo aspetto, il concetto di asseverazione. Ecco, qui ANIE ha voluto fare questa guida anche per spiegare bene forse il nocciolo più critico di tutta la parte super bonus, cioè l'asseverazione rispetto alla 15232 classe B in relazione al super bonus, che poi della quale vi dico qualcosina in più dopo. Ovviamente la guida che cosa riporta? Riporta anche tutta una serie di esempi applicativi, esempi applicativi in due ambiti essenzialmente, che sono quello unifamiliare e quello plurifamiliare. Oggi noi siamo scesi nel dettaglio nel mostrarvi alcune applicazioni anche sulla base e alla luce di quanto dice la guida. Alessio vi ha mostrato una installazione unifamiliare, io farò lo stesso in ambito plurifamiliare con le complessità che vedremo, ci porteremo dietro. La guida finisce anche facendo un pochino il punto sui sistemi di ricarica elettrica che, come sapete, rientrano anche come intervento trainato nel superbonus. Non ce ne occuperemo, però è una parte interessante da prendere in considerazione, specialmente se si interviene sul superbonus. Allora, richiamo anche, senza rientrare nell'ambito 110%, però richiamo dei concetti che noi riteniamo essere fondamentali nel rispetto degli interventi, nel fare correttamente interventi legati al superbonus. Primo, la norma EN15232 è una norma di prodotto e non di sistema. Io questo non mi stancherò mai di dirlo, ma non mi stancherò mai perché continuo a sentire pubblicità dalla TV alla stampa dove ci sono costruttori che a me dichiarano di avere prodotti certificati in classe B ai sensi della 15232. Questa cosa è assolutamente falsa, perché la norma EN15232 è una norma di sistema, quindi non esiste un costruttore che certifica un prodotto in classe B secondo la 15232, esiste un professionista o in alcuni casi un installatore che asseverano o dichiarano che l'intero impianto che hanno realizzato è rispondente alla classe B della 15232, utilizzando prodotti ovviamente conformi, ma i prodotti di per sé non sono classificabili secondo la norma N15232. Quindi aspetto norma e aspetto dichiarazione di rispondenza classe B. E poi, ultima cosa, c'è il concetto dell'asseverazione. Importante, esiste una norma che dice come si fa questa asseverazione, e anche qui chiariamo un punto. L'asseverazione che richiede la EN15232 è un'asseverazione relativamente alle sole funzioni che vengono prese in considerazione dal superbonus, quindi non all'intero impianto domotico. Le funzioni del sistema di building automation che il superbonus prende in considerazione sono quelle afferenti all'aspetto energetico e basta. Quindi non significa che noi dobbiamo dichiarare, e ho visto qualche domanda anche in merito, quindi rispondo anche a quelle domande, non significa che noi dobbiamo andare a dichiarare in classe B l'intero sistema domotico di un edificio. Basta dichiarare in classe B esclusivamente le funzioni che sono afferenti al superbonus, e quindi si intende la regolazione in ambiente e tutta la parte legata alla produzione del calore, oltre ovviamente, se lo facciamo come intervento accessorio, alla parte di oscuranti. Altro aspetto fondamentale per rispondere all'intervento del superbonus, quindi per essere ammessi all'incentivazione, esistono tre condizioni, cioè il nostro impianto deve rispettare tre condizioni. Primo, allora deve essere installato un sistema di controllo della regolazione termica che risponda alla classe B della 15232. Secondo, questo sistema deve essere in grado di mostrare attraverso dei canali multimediali i consumi energetici all'utente in modo periodico.
Terzo, vedete, punto, secondo, scusate, punto B, mostrare le condizioni di funzionamento correnti degli impianti, quindi mostrare temperatura di regolazione, se una zona è accesa o spenta, ecco, poi scenderemo nel dettaglio. Quarto, consentire tutte queste funzioni gestibili da remoto. Quindi il sistema non basta realizzare un sistema domotico, questo sistema deve avere certe caratteristiche, deve mostrare queste informazioni all'utente, deve mostrare i consumi e deve anche permettere il controllo da remoto. Tutto questo pacchetto fa sì che i sistemi domotici siano incentivabili ai sensi del Superbonus. Qui la stessa declinazione è ridata in termini normativi, come vedete automazione classe B e N15232, contabilizzazione, poi scendiamo in dettaglio, diretta o indiretta, ho messo delle norme di riferimento in modo da avere anche dei riferimenti per voi per andare ad approfondire questi aspetti, telegestione e quindi impianto di telecontrollo e telelettura dei consumi. Ricordo che siccome noi andremo ad affrontare il mondo dell'edificio plurifamiliare, ricordo che esiste un decreto, che è il decreto numero 73 del 2020, che impone agli edifici plurifamiliari di aver installato un sistema di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore. Di calore, raffrescamento e acqua calda sanitaria. In particolare, e così rispondo anche a un'altra domanda, dal 1 gennaio 2022 l'obbligo di questa misura è mensile. Vediamo al nostro esempio. Allora, intervento. Diciamo, l'intervento tipico plurifamiliare nel nostro paese è riconducibile essenzialmente al condominio. Quando parliamo di edificio plurifamiliare noi in realtà siamo abituati a pensare al condominio. Qual è l'intervento che è stato preso in considerazione? Allora, un edificio che pre-intervento ha una distribuzione a colonne montanti verticali e un sistema di contabilizzazione con ripartitori secondo la norma EN834. Quindi il classico condominio che voi potete trovare, diciamo, realizzato. Distribuzione colonne montanti, contabilizzazione in diretta con ripartitori. Che tipo di interventi andiamo a fare? Tipicamente su un edificio di questo tipo si lavora sul generatore a gas piuttosto che ibrido, difficilmente si usa una tecnologia completamente elettrica su un condominio, però ci sono i casi anche in cui poi viene scelta anche questa soluzione, però generalmente si può andare, ci si può spingere su un ibrido. Eventualmente vengono messe forme di rinnovabili in aggiunta al generatore, fotovoltaico con un accumulo elettrico. Non si tocca normalmente la distribuzione, perché toccare la distribuzione verticale, come potete immaginare, visto che molti di voi saranno termotecnici, significa sventrare l'edificio, quindi normalmente quella non viene toccata. Eventualmente si lavora sull'isolamento esterno, quindi cappotto, e poi c'è questa possibilità di andare a realizzare sistemi di building automation, e qui ci andiamo a concentrare. Tenete conto sempre che il Superbonus richiede che l'intervento nella sua complessità, nelle sue varie parti trainate, vada poi a far fare all'edificio un salto di almeno due classi energetiche. Cosa ci troviamo dal punto di vista termico in un edificio? Ecco, qui ho un pochino rappresentato quello che è la realtà oggi della maggior parte dei condomini. Radiatori, quindi sistemi a colonne montanti, con una regolazione fatta tipicamente a valvole termostatiche, se non niente addirittura, ma diciamo, questo ambito non lo prendiamo neanche in considerazione perché non sarebbe neanche a posto. Comunque, valvole termostatiche per la regolazione, quindi un sistema molto rudimentale automatico di controllo, e poi un ripartitore di calore, come vedete qui rappresentato nel radiatore, che è quell'oggettino che viene appiccicato al radiatore per effettuare una misura indiretta del calore prelevato. Allora, valvola termostatica stand-alone, cioè nel senso la classica valvola termostatica meccanica, non è un regolatore che fa parte di una automazione centralizzata, quindi è un regolatore esclusivamente locale. Questo significa che ai fini del 110, del Superbonus 110, questa soluzione non è idonea, non è sufficiente. Perché? Perché l'impianto tipicamente in questi edifici è di tipo centralizzato, quindi noi non rispettiamo la classe B della EN 15232.
Quindi questa soluzione che voi trovate nella maggior parte dei casi non va bene, quindi va sostituita se vogliamo ottenere l'incentivazione per i sistemi di building automation in questo contesto. Dico due cose, ma forse molti di voi sanno di che cosa sto parlando. La contabilizzazione si divide in diretta e indiretta. La contabilizzazione diretta si fa tipicamente in edifici in cui c'è una distribuzione a colonne montanti e stacchi orizzontali negli appartamenti, quindi viene messo fuori dall'appartamento una cassetta di contabilizzazione contenente tutti gli strumenti per la misura del consumo. Altrimenti, se abbiamo un edificio vecchio generalmente, quindi non di nuova costruzione, a colonne montanti verticali, ci ritroviamo a dover misurare il consumo di ogni singolo corpo scaldante, quindi di ogni singolo radiatore. In quel caso si usa una contabilizzazione indiretta. Indiretta significa che non vado a misurare direttamente energia, kilowattore, ma calcolo dei pesi, essenzialmente, dei coefficienti che poi pesati all'interno di tutto l'impianto mi danno una stima del consumo del singolo corpo scaldante, e quindi io posso andare a ripartire il calore consumato dal mio generatore tra i vari condomini. Questo giusto per chiarire. Allora, che cosa serve? Abbiamo detto, non va bene un sistema stand alone, ma se vogliamo prendere l'incentivo per il Superbonus 110 dobbiamo in qualche modo creare un'automazione in classe B del nostro sistema di regolazione. Quindi noi abbiamo in appartamento dei sistemi che vanno a regolare l'ambiente, e poi abbiamo una centrale termica che produce il calore per tutto l'edificio. Allora dobbiamo minimo automatizzare in classe B tutto questo sistema e installare in qualche forma, o attraverso una rete fissa o attraverso delle funzionalità o dei router cellulari, dobbiamo creare un accesso remoto all'impianto. Perché questo? Perché, come abbiamo detto all'inizio, non basta realizzare l'impianto domotico, ma i dati devono essere accessibili anche dall'esterno. Vediamo come si crea questa regolazione tra l'ambiente, l'appartamento e la centrale. Ecco, la differenza rispetto a un edificio unifamiliare, qui ci troviamo di fronte a un edificio la cui impiantistica è più articolata, perché c'è una parte che è quella di emissione, che sta nell'appartamento e è di proprietà dell'utente. Poi c'è la parte di generazione e distribuzione del calore, che invece è centralizzata. Ora, queste due parti, affinché l'intervento di domotica sia finanziabile, devono essere messe in comunicazione. Cioè, vale a dire che la fornitura di energia, cioè il generatore del calore, che sia esso caldaia, centrale, pompa di calore o sistema ibrido, deve produrre del calore. Questo calore arriva all'utenza. L'utenza deve andare a comunicare al generatore qual è il suo stato, quindi comunicare quando ha bisogno di ricevere calore o quando non ne vuole più ricevere. Ecco, questo sistema deve essere implementato, altrimenti il sistema del controllo domotico del condominio non è classificabile in classe B secondo la condizione. Cosa serve scambiare, quindi quali informazioni io devo scambiare tra l'ambiente, quindi l'appartamento, e la centrale termica? Beh, queste sono rappresentate. I dati da comunicare sono come minimo questi, e in particolare, adesso ci sono poi anche diverse soluzioni tecnologiche, ma almeno lo stato della valvola in ambiente. Perché? Perché la centrale deve andare a calibrare l'invio del calore in funzione di cosa sta succedendo in ambiente. Quindi minimo dovremo ricevere in centrale i set point impostati dall'utente, possibilmente da tutti gli utenti, il valore misurato della sonda in ambiente, quindi le misurazioni di temperatura dentro il singolo appartamento, gli stati delle valvole. In più c'è l'aspetto legato ai consumi, cioè il sistema domotico, perché sia considerato incentivabile ai fini del superbonus, deve anche dare una visualizzazione all'utente dei consumi. E qui in genere entriamo su un altro sistema che normalmente ci troviamo, come avete visto, esistente dentro all'edificio. Ecco, per la regolazione, ripeto, qui le tecniche sono molte per andare a regolare dei sistemi, cioè la centrale termica può regolare il flusso per portata, può regolare con delle curve climatiche, può regolare mantenendo costante la temperatura di mandata. Ci sono vari
criteri. Ovviamente più noi abbiamo informazioni relativamente ai singoli ambienti, quindi ai singoli appartamenti, più riusciamo a ottimizzare la curva climatica dell'edificio, quindi più riusciamo a ridurre le dispersioni in rete, perché effettivamente se vogliamo una contabilizzazione fatta come si deve, che ognuno consumi il calore e ognuno paghi il calore che consuma, dobbiamo tenere al minimo le temperature di mandata delle colonne montanti. Quindi tenere bassa la temperatura di mandata significa ridurre quasi al minimo quel consumo involontario che è oggetto di tanta discussione nelle assemblee condominiali. E poi arriviamo a un'altra questione, che è la questione che sollevava prima in misura del tutto di gran lunga minore Alessio, che è la questione dell'integrazione dei dati. Perché? Perché in un condominio purtroppo noi ci ritroviamo, diversamente dall'edificio unifamiliare, ad avere sistemi diversi che attengono anche a proprietà diverse, cioè vale a dire io in appartamento ho un impianto di proprietà dell'utente, quindi un sistema domotico realizzato dall'utente, perché magari ogni utente se lo vuole realizzare a modo suo, dall'altra parte posso ho un sistema di contabilizzazione del calore che sicuramente è condominiale, quindi è gestito dall'amministratore di condominio, poi ho la regolazione di centrale termica che spesso e volentieri è gestita da un soggetto terzo che è il gestore calore, con dei suoi dispositivi proprietari in alcuni casi, e poi ho tutta la parte di visualizzazione. Ho aggiunto qui, ma giusto per mostrarvelo, eventualmente se fosse necessario andare a contabilizzare anche tutta la parte elettrica, perché magari ho un generatore a pompa di calore per tutto il condominio, in quel caso oggi ci viene molto in aiuto la nuova tecnologia del contatore, il Open Meter 2G, che vedete Enel sta cambiando in tutta Italia. Questo contatore è rivoluzionario perché ha una porta di comunicazione verso l'utente, quindi con un semplice dispositivo è possibile non andare a misurare quello che prelevo, ma leggere i dati di prelievo direttamente dal contatore, quindi avere una misura veramente precisa e rispondente di quello che il contatore sta erogando. In più ho l'aspetto di visualizzazione, devo far visualizzare tutti questi dati, temperature, consumi, quindi devo avere dei dispositivi per visualizzare questi oggetti sia localmente sia da remoto. È ovvio che anche se il superbonus per la parte domotica può essere richiesto per assurdo anche dai singoli condomini, cioè vale a dire se io faccio un intervento trainante sul condominio, l'intervento per la parte domotica potrebbe essere richiesto anche da una parte e basta dei condomini, che quindi prenderebbero quel vantaggio scaricato sulla propria dichiarazione dei redditi, tanto per intenderci, o quel vantaggio, se nel caso di cessione di credito, che diventa proprio privato. Ma la cosa migliore, ovviamente, per far sì che questo intervento sia effettivamente un intervento di efficientamento energetico, sarebbe opportuno che venisse esteso a tutto il condominio, quindi a tutti gli appartamenti, oltre che alle parti condominiali. Tanto per darvi un riferimento, questo è un estratto della EN15232, vedete che passando da una classe D, che significa assenza di controllo domotico, ad una classe B, nel caso di edifici residenziali, nella funzione di efficientamento energetico, quindi nella funzione di controllo della parte termica, raggiungiamo addirittura un 20% di risparmio. Quindi questo vantaggio non è soltanto un vantaggio, cioè realizzare un sistema domotico finanziato peraltro dal superbonus non è soltanto un vantaggio fiscale, cioè faccio qualcosa e non spendo quasi niente. È anche un vantaggio che va oltre il banale investimento e la dotazione di un impianto nel mio appartamento, perché riesce ad abbattere il consumo energetico in futuro. Le spese ammissibili, lo ribadisco, non sono soltanto la fornitura degli apparati, ma sono anche l'installazione e la messa in servizio. Qui parliamo anche di messa in servizio perché i sistemi domotici hanno bisogno anche di una messa in servizio e di una configurazione. Quindi se non è l'installatore che effettua questa attività, ma interviene un sistema integrator, anche la sua prestazione può essere messa nel cumulo del superbonus. Attenzione, anche l'infrastruttura di rete è incentivabile, vale a dire se io devo creare una infrastruttura di rete per
poter connettere da remoto i dispositivi o per far parlare gli appartamenti con la centrale, questi investimenti che faccio sono compresi nel super bonus. Attenzione, non sono compresi, non lo erano neanche nel 65%, quei dispositivi di lettura da remoto che non sono fissi. Cioè il PC, il tablet, i cellulari sono dispositivi attraverso i quali io posso andare a consultare i dati da remoto, però non sono incentivabili, cioè sono dispositivi che vanno bene come strumenti di lettura del dato, ma non sono incentivabili. Sono incentivabili esclusivamente pannelli e interfacce dedicate. Entriamo adesso informazioni giusto per richiamare le classi di efficienza energetica. Quando parliamo di classi secondo la N15232, le classi sono 4, partiamo dalla D, assenza di impianti domotici, fino ad arrivare alla assenza, cioè presenza assolutamente automatica di sistemi di controllo. Allora, soltanto le classi B ed A possono essere implementate facendo utilizzo di sistemi domotici, vale a dire le funzionalità C e D si possono implementare con impianti tradizionali. Quando andiamo sulle classi B ed A, senza un sistema domotico queste funzioni non sono implementabili. Questo livello di sofisticazione del sistema di automazione non è implementabile, vale a dire con un impianto tradizionale mi posso fermare alla classe C. Le funzioni, come abbiamo detto, dentro all'edificio, le funzioni che attengono alla classe B sono 3, sono funzioni relativamente alle emissioni in ambiente, funzioni relativamente alla rete di distribuzione e funzioni relative al generatore di calore. Nell'appartamento, come avete visto nel caso dell'unifamiliare, come diceva Alessio, queste funzioni tipicamente sono compattate in pochi dispositivi, per esempio il generatore e il distributore normalmente stanno tutti nella caldaia. Nel caso invece di un impianto centralizzato queste parti sono assolutamente separate. Ecco, qui non vi sto a dire, però ecco, questo è un po' un rinfrescarvi come è fatta, ve l'ha mostrata Alessio, come è fatta la tabella della N15232 che mostra le classi delle singole funzioni per ognuno di quei comparti. Ma andiamo a vedere degli esempi nostri. Allora, abbiamo detto che in questo condominio tipo che abbiamo preso vogliamo andare a installare un sistema domotico. Questo sistema domotico, abbiamo detto, deve essere in classe B, deve parlare con il sistema di contabilizzazione, deve essere gestibile da remoto. Vediamo come andiamo a implementare queste funzionalità. Allora, la parte di regolazione in ambiente, come la possiamo implementare? Affinché una parte di regolazione sia in una classe B o da, e qui la differenza è veramente poca, deve avere questo tipo di... Scusate. Deve avere questo tipo di dispositivi. Allora, intanto devo poter controllare un corpo scaldante, quindi quel corpo scaldante può essere un radiatore, può essere un vento in convettore, può essere un pavimento radiante. Devo avere quindi degli apparati, questi attuatori, e la tecnologia KNX ne mette a disposizione diversi a seconda del tipo di oggetto che devo controllare, in grado di aprire e chiudere o regolare la quantità di fluido vettore che arriva in questi apparati. Poi devo avere un controllo in ambiente, e qui deve essere locale per locale. La norma qui relativamente alla 15232 su questo aspetto è tassativa, non va bene un impianto a zone, serve un controllo su singolo ambiente. Qui mi fermo alla classe B, cioè nel momento in cui faccio un'attuazione e metto un termostato su singola zona, io ho realizzato una funzione di controllo ambiente in classe B. Se voglio andare alla classe A, metto un'automazione legata alla presenza. Vale a dire, con un sensore di presenza che mi accende e spegne l'impianto o me lo regola in funzione della presenza delle persone, ottengo questo salto di classe. Così come posso aggiungere funzioni accessorie, ad esempio il controllo dell'infisso aperto, come avviene negli alberghi, apro l'infisso, fermo l'aria condizionata. E poi posso opzionalmente avere un sistema di supervisione. Questa è la realizzazione di una funzione in classe B dentro l'appartamento. Un'altra modalità la posso realizzare in questo modo, cioè quindi noi avremo il proprietario che intende realizzare un impianto domotico completo,
e quindi magari va a installare un sistema, ad esempio KNX, con le varie funzioni, queste che abbiamo rappresentato attengono alla parte termica, ma le funzioni potrebbero essere anche quelle di controllo dell'illuminazione e la parte di sicurezza, quindi realizzare un impianto domotico completo, che per la 15232, scusate, che per il super bonus, basta che implementi almeno le funzioni relative alla parte domotica del riscaldamento. Ma potremmo anche adottare delle soluzioni un pochino più mirate al controllo della parte termica, perché se io non voglio fare interventi pesanti, non voglio fare opere murarie, potrei andare ad installare, ad esempio, sistemi con utilizzo di valvole smart wireless comandate da visualizzatori locali o app. Voi mi chiederete, questi sistemi vanno bene per il super bonus? Sì, a patto che accada questo, cioè a patto che ci sia un collegamento tra l'ambiente e la centrale, cioè questi sistemi devono andare a comunicare un set minimo di informazioni in centrale, perché la centrale si deve rendere conto, attraverso il suo regolatore si deve rendere conto come andare ad azionare pompe, temperature, regolare le climatiche in funzione della richiesta calore. Quindi ripeto, affinché il sistema di automazione in un condominio possa essere classificato in classe B secondo la 15232, è necessario che ci sia un intervento fatto nell'appartamento, ma l'impiantistica di appartamento, che sia semplice a valvole motorizzate intelligenti piuttosto che con un sistema domotico vero e proprio, è importante comunque che questi sistemi siano in grado di comunicare un set minimo di informazioni alla centrale, che in funzione della regolazione della centrale possono essere più o meno informazioni. Più la centrale è sofisticata e meno informazioni servono, ma minimo serve la richiesta calore. Ovviamente se andiamo ad aggiungere, ma qui vado veloce, potremmo aggiungere funzioni accessorie, tipo anche le schermature solari, in quel caso ovviamente vanno installate dappertutto, diventa un impianto di tipo condominiale e può essere integrato al resto della parte domotica. Andiamo all'aspetto contabilizzazione. Nell'ambito della contabilizzazione, e qui riprendo anche il discorso fatto nell'ultimo webinar, qui diciamo le cose rispetto a un edificio unifamiliare si complicano un pochino. Perché? Perché come ho detto, qui entriamo nell'ambito di due tipologie di impianti attinenti due proprietà diverse, cioè l'impianto all'interno dell'appartamento e l'impianto di contabilizzazione che tipicamente è condominiale. Quindi io qui devo mettere in comunicazione un impianto che non è sotto il mio controllo come utente privato con quello che sta sotto il mio controllo, che è l'impianto del mio appartamento. Lasciamo stare il caso unifamiliare, nel condominio diciamo che ci possiamo trovare in due casi diversi a seconda del fluido vettore del vettore energetico principale. Cioè nel caso che si tratti di gas e quindi della presenza di una caldaia, io la contabilizzazione la faccio tipicamente andando a misurare calore, il calore che viene generato dal generatore di calore, la caldaia appunto, perché anche perché è difficilissimo, se non con la bolletta, andare ad avere un monitoraggio del consumo del gas, specialmente con i contatori elettronici di oggi che non permettono più neanche di avere l'uscita impulsiva. Viceversa, se il mio generatore, il mio vettore energetico principale fosse energia elettrica, le cose si semplificherebbero un po', perché con la presenza anche di nuovi contatori di seconda generazione potrei addirittura avere il prelievo effettivo preciso di quella macchina elettrica e quindi avere una precisione sul consumo. Riguardo al discorso degli impianti di contabilizzazione, vi ho fatto qui due esempi, uno di contabilizzazione diretta e uno indiretta. Nel caso di contabilizzazione indiretta, noi dobbiamo andare, l'impianto sarà così fatto, avrà dei ripartitori di calore attaccati nei radiatori nei radiatori dei singoli impianti degli appartamenti. Tipicamente ogni qualche piano viene messo un concentratore, che è un oggetto che via radio legge questi ripartitori. Questo concentratore porta i dati in un data logger che tipicamente è installato in centrale termica, e questo oggetto connesso da remoto permette di raccogliere i dati e ha in pancia i dati di consumo di tutti gli appartamenti. Ovviamente affinché io vada a realizzare un intervento secondo il super bonus, devo mettere in collegamento questo oggetto che detiene e che ha in pancia tutti i dati di consumo con i sistemi domotici dei singoli appartamenti.
affinché ogni utente possa vedere il suo consumo. Ecco, questo lo si fa in tanti modi, come abbiamo visto prima esistono dei gateway, cioè dei dispositivi fatti apposta per tirar fuori questi dati, oppure si fanno attraverso delle integrazioni fatte dagli integratori di sistema, quindi delle integrazioni puntuali che diciamo integrano dal punto di vista informatico i dispositivi che fanno la raccolta dei dati di contabilizzazione con dei web server domotici. La stessa cosa se abbiamo un impianto a contabilizzazione diretta. Nel caso di diretta abbiamo non dei ripartitori di calore attaccati sui radiatori, ma abbiamo dei contatori di calore nello stacco dell'appartamento. Tipicamente questi contatori sono diciamo connessi via cavo, ma possono essere anche radio, e esiste anche qui un data logger il quale interroga i contatori, prende le letture di tutti. Queste letture vengono usate dall'amministratore per fare le bollette all'utente, ma vengono usati attraverso lo stesso meccanismo di collegamento con i sistemi domotici anche per restituire il dato privato al singolo condomino. Questa è la tecnologia che oggi diciamo si adopera per andare a realizzare questa integrazione impianto di contabilizzazione sistema domotico, quindi per andare a rispondere a quanto chiede il Superbonus. Ovviamente non poteva mancare l'ultima parte, l'ho lasciata per ultimo, è abbastanza qualitativa, però è chiaro che il decreto, come avete visto, richiede anche che affinché un intervento sia finanziato dal Superbonus abbia anche la possibilità di essere gestire l'impianto da remoto. Gestire l'impianto significa vedere lo stato del proprio impianto di riscaldamento, quindi stato delle valvole, temperature, per mettere il comando di questi oggetti e vedere in tempo reale anche i propri consumi. Quindi quello che deve andare a completare questi impianti è un'infrastruttura tipicamente costituita da dei web server che sono interrogabili da remoto attraverso degli smartphone o dei PC. Questi oggetti tipicamente sono in grado di intanto garantire una sicurezza, perché qui accediamo al nostro impianto da remoto, rendere sempre disponibile il dato, perché io con un'app poi lo posso vedere in qualsiasi momento, dare un dato dettagliato e tutto sommato essere delle tecnologie semplici, perché se il dispositivo è dotato e l'apparato è dotato di un'app, in modo semplice io posso con un'app andare a consultare i miei dati. Ecco, ribadisco che dal punto di vista della finanziabilità e dell'ammissibilità della spesa, questi dispositivi, il dispositivo di interrogazione, che sia uno smartphone piuttosto che un PC, non è ammesso alla spesa, cioè va bene come apparato. Quindi se noi utilizziamo, diamo all'utente questo dispositivo, diamo questa possibilità attraverso un'app di vedere i propri consumi, rispondiamo ai requisiti tecnici del Superbonus, però quell'oggetto non è finanziato. Se invece utilizziamo apparati installati in modo fisso in appartamento, quindi fisicamente un touchscreen, un display, un visualizzatore che magari fa da termostato e fa vedere anche i consumi, allora quegli oggetti fanno parte dell'impianto, quindi sono finanziati e vanno bene anche come sistemi di visualizzazione del dato, ovviamente in locale e non da remoto. Infine concludo con questi concetti. Allora, tutto il Superbonus fa leva essenzialmente su alcuni concetti che sono stati concepiti da direttive europee, specialmente quelle sull'efficienza energetica, che hanno alla base il concetto della consapevolezza. Cioè, più l'utente è consapevole dei propri consumi, più questo genera un comportamento virtuoso che porta ad un'efficienza energetica. Quindi tutto, diciamo, lo sviluppo tecnologico e le imposizioni tecnologiche vanno verso un progressivo aumento delle frequenze di lettura dei dati di consumo. Quindi ad oggi esiste un limite che è mensile, ma la norma, già le direttive si sbilanciano dicendo è vero che il minimo deve essere mensile, però sarebbe auspicabile che si desse il dato con la massima, con la miglior frequenza che il dispositivo di misura è in grado di dare. Questo progressivo aumento della consapevolezza si concretizza anche con una disponibilità del dato sempre maggiore. Disponibilità si intende che se anche io sono fuori dall'edificio, appunto il discorso del controllo da remoto, se sono anche fuori dall'edificio posso vedere anche quanto il mio edificio sta consumando anche se non sono presente. E terzo punto, la spinta a questi sistemi sempre più presenti negli edifici farà sì piano piano che questi sistemi vadano anche a ridurre il costo di accesso al dato. Oggi,
se noi in un sistema, in un condominio dobbiamo accedere al nostro dato, abbiamo due bollette all'anno, quelle bollette vengono fatte pagare da una società terza all'amministratore. Nel momento in cui noi dovessimo avere dei sistemi automatici che fanno questa operazione, ovviamente al di là del costo di investimento e di installazione dell'apparato e del sistema, non avremmo poi più alcun costo per avere il nostro dato presente in qualsiasi momento sulla nostra app piuttosto che sul nostro portale. Finisco con l'asseverazione. Ovviamente sulla parte dell'asseverazione non dico nulla di più, perché è stato molto, molto preciso Alessio Vannuzzi. Ovviamente, finito tutto questo intervento, per i sistemi domotici va fatta l'asseverazione ai sensi della 15232 a questo punto del sistema domotico del condominio e quindi dei singoli appartamenti. Va fatto con lo stesso criterio. E quindi, ecco, non ci ritorno sopra. Trovate nel Vademecum un esempio di un condominio, quindi un esempio molto simile a quello che io vi ho mostrato, e trovate anche la compilazione alla fine della asseverazione, che, come ripeto, è un'asseverazione della classe B ai sensi della 15232, ma esiste una norma tecnica che definisce proprio il modello per l'asseverazione, che è la UNI 11651. Io ho finito, vi ringrazio come associazione, ripeto, ringrazio anche H per averci dato questa opportunità. Noi come associazione abbiamo a cura il fatto che vengano installati sistemi domotici potenzialmente in tutti gli edifici, perché oltre a costituire un miglioramento della tecnologia, possono contribuire notevolmente a un efficientamento energetico e a una riduzione della bolletta dell'utente. Grazie. Grazie a te Massimo, come già dicevo prima ad Alessio, anche il tuo intervento è stato davvero interessante, tra l'altro abbiamo visto una serie di considerazioni utilissime e hai chiarito una serie di aspetti. Tra l'altro trovo assolutamente interessante una considerazione che facevi durante il tuo intervento e l'hai ribadita anche adesso. Quando facciamo interventi agevolati dal super bonus, in realtà non vediamoli semplicemente come degli interventi che non pago o pago molto poco, vediamoli come degli interventi che ci danno la possibilità di risparmiare realmente nel futuro, come degli interventi che sicuramente aumentano l'efficienza energetica dell'edificio. Quindi abbiamo visto tutti i dati di cui ci parlavi, soprattutto nei condomini, questo è un argomento davvero molto importante, anche la sensibilizzazione al risparmio, quindi come una serie di interventi che contribuiscono all'efficientamento energetico dell'edificio e quindi conseguentemente riducono i consumi e quindi aumentano i risparmi. Quindi vediamolo anche come un investimento nel lungo termine, quindi sicuramente una considerazione validissima e attualissima sicuramente. Noi purtroppo ci soffermiamo, scusami Nicola, volevo dire, noi spesso ci soffermiamo, ecco, sull'aspetto della, tra virgolette, gratuità dell'intervento che si fa col super bonus, però magari non andiamo neanche a guardare cosa ci porta l'intervento nel tempo. Ecco, come io vi ho mostrato, in un edificio residenziale efficientare al massimo con una classe B la parte di gestione del calore significa avere un risparmio di circa un 20%, quindi insomma è un qualcosa, esatto, che ci ritroviamo poi nel tempo. Esatto, quindi realmente paghiamo poco, non paghiamo l'intervento, ma consideriamo poi i risparmi per il futuro, quindi assolutamente interessantissima questa considerazione. Detto questo, io chiederei a Chiara se ci sono state delle domande, e ho visto che ci sono state, quindi facciamo entrare anche Alessio. Bene, ci siamo tutti adesso. E a questo direi, Chiara, ci vuoi leggere qualche domanda, così procediamo alle risposte, alla parte di question time. Bene, allora inizio con una domanda di Davide Vita, che chiede: come calcolare il risparmio di energia primaria in caso di installazione di impianto di building automation da inserire nell'asseverazione Enea? Allora, nell'asseverazione intesa come modello di asseverazione che abbiamo fatto vedere anche come 11.651, non c'è richiesto il dato di risparmio. Se l'Enea da qualche parte chiede un dato del genere, secondo me si può fare riferimento alle tabelle che sono presenti in 15.232, dove sono riportate le percentuali di risparmio energetico che si ottengono a seconda, a partire dalla classe D,
che viene dato al 100% rispetto alle altre classi. Prima Massimo faceva vedere dei salti, esatto, percentuali. Dico questo perché, ahimè, ad oggi, e questo per quanto mi riguarda è battaglia che mi porto dietro da almeno 10 anni, ad oggi la 15232 non rientra nel calcolo che viene fatto del certificato energetico e quindi delle varie UNI, ITS 11300 eccetera eccetera, ma è esterno. Quindi io, per esempio, io per primo, quando mi chiedono quanto si risparmia utilizzando il sistema di automazione rispetto a un sistema non automatizzato, dico, se nella, faccio un esempio, se nell'APE c'è scritto che spendi 50 kWh al metro quadro annuo, se la 15.2 mi dice che risparmi il 20%, io mi calcolo un 20% rispetto a quello, perché non ho altro modo di, sì, di fare un calcolo, diciamo, ecco, insomma. Certo, quindi considera, faccio io una piccola aggiunta, quindi giustissimo ciò che dice Alessio, in realtà nell'attuale modello di calcolo, quindi basato sulle UNI 11 TS, non abbiamo la possibilità di portare in conto analiticamente. Quindi in realtà, quando andiamo a compilare l'asseverazione Enea, l'Enea ci chiede un risparmio da calcolare proprio perché bisogna verificare, bisogna asseverare che l'intervento comporti realmente un risparmio energetico per quanto riguarda quello specifico intervento. Quindi ci va a chiedere per ogni singolo intervento quello che è il risparmio energetico. Quindi sicuramente questo può essere un criterio, quello che ci ha appena... Poi Davide Vita aggiunge, quindi sì, simile a come si faceva per le vecchie valvole termostatiche, in modo tabellare? Fondamentalmente sì, perché, fondamentalmente sì, perché nella 15.2 ci sono delle tabelle con dei coefficienti di risparmio, comunque con dei dati percentuali che ti dicono se sei in classe B rispetto a quello che potevi essere in classe C, risparmi il 15%. Faccio un esempio. Okay. Quindi in maniera tabellare, okay, sì. Ok. Altra domanda di Francesco Mastriani che chiede: che tipo di software bisogna utilizzare per poter configurare i sistemi che utilizzano il KNX e dove è possibile procurarlo? Allora, questa è una domanda molto facile, quindi rispondo io. Allora, lo standard KNX prevede, tra i suoi punti di forza, prevede la presenza di un software unico per la configurazione dei dispositivi tipici. Questo software non è distribuito dai costruttori, ma dall'associazione KNX che ha sede a Bruxelles. Quindi, se il signor Francesco, mi sembra che si chiami, vuole acquistare il software, questo software si chiama ETS, proprio sigla ETS, va sul sito knx.org e lì lo può ordinare online. Siamo attualmente arrivati alla versione, in presentazione la versione 6 del software. Con questo lui può configurare qualsiasi dispositivo di qualsiasi costruttore di tipo KNX, di tipo KNX certificato. Perfetto. Nicola, faccio una domanda a te che è riferita a un webinar precedente. Ci chiedono, nel seminario degli impianti è stato detto che l'impianto deve essere in grado di portare a 20 gradi diversi ambienti. Si possono avere riferimenti normativi precisi dove si richiede questo? Dunque, riferimenti normativi, si può fare riferimento al DPE, allora già la vecchia legge 10 del 91, in realtà il DPR 412 del 93, potrei sbagliarmi, dovrebbe contenere i riferimenti, sì, il PR 412 del 93 dovrebbe portare proprio una tabella con un decreto attuativo della legge 10, riporta una serie di le categorie, le destinazioni d'uso e in funzione di ciascuna riporta i gradi più o meno, quindi è 18 più o meno 2, 20 più o meno 2, quindi il riferimento potrebbe essere il PR 412 del 93. Vado avanti. Giuseppe Sarno chiede: i sistemi di building automation per il controllo dell'illuminazione possono rientrare nel bonus al 110? No, il super bonus 110 prende in considerazione esclusivamente possono rientrare, significa possono essere finanziati. No, sì, perché le funzioni che vengono prese in considerazione sono esclusivamente quelle legate alla
all'efficientamento della parte di generazione e distribuzione calore, quindi l'illuminazione. Ci rientrano borderline le schermature solari, perché in qualche modo riportano a, sono elementi per andare a controllare dei contributi termici, ma l'illuminazione. Ok. Nagat invece chiede: quali sistemi posso installare in un appartamento di un condominio con impianto centralizzato? Domanda da... Ma adesso non so che cosa possa intendere, però all'interno, ripeto, un conto sono i sistemi che posso installare, un conto sono i sistemi che poi sono incentivati e quindi ripagati dal superbonus. Allora, io posso installare qualsiasi cosa in casa, ovviamente, anche se ho un condominio centralizzato, cioè non sono limitato negli interventi che posso fare nel mio appartamento. Chiaramente, se io voglio accedere al superbonus anche come privato, agganciandomi a interventi trainanti del condominio, lo posso fare, però mi vengono compensate e mi entrano nei 15.000 euro famosi, che sono per unità immobiliare, ho visto un'altra domanda peraltro, mi entrano nei 15.000 euro famosi soltanto gli interventi, come dicevamo prima, legati alla parte energetica, quindi termostati, regolatori, regolazione di valvole, tutto ciò che attiene alla parte energetica, e gli oggetti accessori, cioè quell'impiantistica elettrica che mi serve per, quell'impiantistica infrastrutturale che mi serve per, cioè se io devo installare un router insieme al mio sistema per accedere al dato da remoto, lo posso mettere nel conto, diciamo, della spesa. Non posso andare a installare sistemi di altro genere, come ad esempio per la gestione dell'illuminazione, la sicurezza, l'impianto d'allarme non lo posso andare a compensare, per quanto possono essere comunque installati come parte di un sistema domotico. Ok, sempre per quanto riguarda il controllo delle luci, ci stanno scrivendo in chat se invece potrebbero andare a 65. No, perché le condizioni tecniche, cioè le richieste tecniche, l'ha fatto vedere Nicola all'inizio quando ha fatto vedere le schede, parte dal 65, il 110 è l'eccezione, diciamo. È l'estensione, sì, è un'estensione. Al massimo, l'illuminazione o comunque le parti impiantistiche diverse da quelle che abbiamo descritto come intervento dedicato alla building automation possono eventualmente rientrare in quella che è la detrazione al 50%, però quella è la detrazione sulla ristrutturazione, quindi... quella è globalizzata. Infatti ho visto anche delle domande che riguardavano i videocitofoni, l'antintrusione, quelli sono sistemi che eventualmente possono rientrare in una detrazione del 50%, non del 65/110. Okay. Sì, scusami un attimo, Chiara, giustamente ci suggeriva Domenico Aguzzi il DPR 74/2013, il regolamento sugli impianti, in realtà quello dovrebbe riprendere proprio le condizioni massime di temperatura negli ambienti 18 più o meno 2, 20 più o meno 2, residenziali, esatto, e quindi assolutamente sì, dovrebbero essere questi riferimenti. Ok, vado avanti con un'altra domanda. Sì. Allora, con generatore a pompa di calore ibrida, come rilevare i consumi energetici, dato che i contatori di calore in commercio adottano sistemi di monitoraggio non direttamente connessi con web server o app? Ma allora, come dicevo nella parte, che poi magari può anche rispondere anche Massimo in parte, però come dicevo prima, dipende dal generatore. Se c'è il generatore internamente ha dei suoi misuratori e mi rende fruibile il dato delle misurazioni che fa come dato attraverso un protocollo di comunicazione, lo faccio in quel modo. Altrimenti posso andare io a inserire extra centrale termica ibrida magari dei misuratori, sia elettrici per quanto riguarda la parte di assorbimento elettrico della pompa di calore, sia eventuali contacalorie sulle linee di distribuzione termica magari derivanti dalla parte a caldaia, o comunque sia in generale sulla di contacalorie sulla parte di distribuzione. Sì, aggiungo questo, è ovvio, se la macchina, l'apparecchiatura non permette di comunicare questo dato, avevo visto anche un'altra domanda,
cioè se io ho una caldaia che all'interno ha un misuratore del consumo ma non me lo comunica in qualche protocollo, io questo dato non lo posso portare sul sistema domotico. Viceversa, posso mettere al di fuori della caldaia riproporre dei contatori. I contatori è vero che hanno tipicamente dei bassi di comunicazione che sono un po' diversi dagli standard domotici, perché per motivi storici, specialmente quelli di calore, quelli di energia elettrica si integrano facilmente. Quelli di calore utilizzano dei protocolli, uno in particolare che si chiama MBUS, che è un protocollo tedesco fatto per il metering. Beh, questi protocolli non sono tipicamente usati dai sistemi domotici, ma esistono a dozzine gateway per fare questo, quindi esistono possibilità di interfacciare questi contatori senza nessun problema. Ok, Angelo Fanciulli invece chiede: gli interventi di building automation vanno fatti su tutte le unità immobiliari di un condominio o solo per chi lo consente? Allora, come vi dicevo, accennavo prima anche durante la mia presentazione, allora gli interventi principali nel condominio non sono sicuramente quelli sulla domotica. Quelli sulla domotica possono essere aggiunti, sono interventi legati alla parte privata, quindi all'appartamento, quindi dal punto di vista teorico possono essere fatti anche soltanto su qualche appartamento, cioè il condomino che vuole fare il suo intervento domotico si aggancia all'intervento trainante del condominio e fa il suo intervento e prende la sua depressione. È chiaro che dal punto di vista dell'efficientamento di tutto il sistema, diciamo, si perdono dei vantaggi se tutti gli appartamenti non vengono adeguati. Sì. È auspicabile che lo facciano tutti. È auspicabile che lo facciano tutti. Esatto. E tra l'altro sono interventi, come diceva giustamente Massimo, trainati su parti private. Quindi sarà il singolo condomino a decidere. È auspicabile che lo facciano tutti. Capite bene che siccome ci deve essere questa correlazione con il generatore di calore, se il generatore di calore tiene conto soltanto su 100 appartamenti stato di 4 appartamenti, non potrà regolare. Si vanifica lo sforzo. Allora, Mick War chiede: i monitor dei videocitofoni IP che possono installare software di supervisione KNX, a vostro parere, possono essere considerate idonei ed inseriti nel superbonus? Il monitor in sé per sé no, perché è al pari di un tablet, di un telefono, eccetera. Il web server che ci sta a monte, che magari è quello che genera la pagina web che andrebbe visionata sul monitor, quello sì, ma il monitor in sé per sé è al pari di aver comprato un tablet, un telefono o cose del genere, che come ha fatto vedere Massimo è un accessorio che non rientra nel 110, nelle spese ammissibili. A meno che, a mio avviso, qui diciamo è un'interpretazione che si potrebbe dare, a meno che non si stia parlando di videocitofoni, quindi cioè dell'apparato videocitofonico che ha anche la possibilità di integrare altre funzioni. Allora, Cioè non è un dispositivo mobile al pari, io lo immaginerei proprio per quello che ci ha spiegato prima Massimo, potrebbe essere un videocitofono fisso che integra altre funzioni, non lo so. Dico questo perché esistono sul mercato dei videocitofoni che integrano anche le funzioni domotiche. Ecco, quelli sicuramente sì. Quindi dipende dal videocitofono, possiamo dire. Sì, allora ciò che è chiaramente, chiariamolo, l'ha detto già Massimo più volte, ma ci troviamo magari per chi stesse seguendo soltanto ora, sono espressamente esclusi dal beneficio i dispositivi device, quindi smartphone, tablet, perché ovviamente quelli si utilizzano per altri scopi, ma danno la possibilità di visualizzare, danno la possibilità di interagire con i dati derivanti dal sistema. Quelli quindi sono espressamente vietati. Okay. Cioè non vietati, esclusi dal beneficio. Svolgono la funzione di telecontrollo avendo un dispositivo, un'app installabile su un'app. Come dire, soddisfatta, soltanto che quel dispositivo non può essere rimborsato. Agevolabile, esatto.
Ed è anche comprensibile, altrimenti tutti ci saremmo acquistati il compreremmo tablet. Tutti il telefono di ultima esatto, tutti l'iPhone. Il bello è che l'Enea, l'Enea quando uscì per la prima volta al 65 ha dovuto fare una precisazione dopo 6 o 7 mesi, perché altrimenti la gente metteva dentro i PC, metteva dentro i sensori. Esatto. Quindi diamo anche un taglio concreto e pratico, questo è il motivo, altrimenti tutti avrebbero. Sì. Potreste darci un'idea di costo, ci chiedono, di un impianto domotico per gestione del riscaldamento per una villa singola? Dico una villa singola di 3 piani più o meno. No, io dico no. E chiunque in grado di dargli un prezzo questo in due minuti, perché è impossibile dare una risposta del genere. Non dipende da tanti fattori, dipende da quanti ambienti, dal sistema, da che cosa si vuole andare a generare, se è soltanto il caldo, soltanto o anche il freddo, dipende da troppi fattori. Non, e poi dipende anche da proprio delle scelte, dipende anche proprio dalle scelte personali. Faccio un esempio al volo. Nella pianta che ho utilizzato io nell'esempio, in realtà le persone che abitano in quell'abitazione non hanno nessun dispositivo a vista che gli permette di sapere la temperatura ad occhio, non hanno nessun display. È stata una scelta fatta con il cliente, hanno delle sonde sparse per la casa, loro monitorizzano le temperature soltanto da smartphone. Questo ha portato ad una spesa inferiore in hardware, ma magari in una spesa maggiore per altri dispositivi. Se invece il cliente vuole vedere il display, è un costo, quindi non si può dare una cifra così a braccio, insomma. Ecco. Diciamo, vorrei aggiungere, spezzare una spada a favore del signore che ha fatto questa domanda. Se la sua preoccupazione è con i 15.000 euro... Lo stavo dicendo anch'io. Ah, ok. L'impianto direi abbondantemente sì. Ecco. Poi è chiaro, se io comincio a mettere dei pannelli da 15 pollici in ogni stanza, beh, qui lì vado fuori, ma diventa un impianto che non è più un impianto funzionale, è un impianto che, diciamo, poi segue dei requisiti di tipo diverso, di lusso, estetici o per altre funzioni. Però in linea di principio le funzioni di termoregolazione con la cifra che viene messa a disposizione si riescono ad implementare senza problemi. Ecco, anch'io avrei chiesto questo, era una curiosità anche mia, capire se questi massimali, questo tetto di spesa fosse sufficiente a però se posso aggiungere, visto che immagino chi ci sta ascoltando in gran parte siano progettisti, sì. Ripeto, è fondamentale quell'operazione che dicevo anche durante l'intervento, ovvero che chi già progetta e magari progetta l'intervento, per esempio, di riqualificazione dell'impianto termico, lo faccia dialogando e in ottica del sistema di building automation, perché tra scegliere una pompa di calore di un certo tipo e sceglierne un'altra si agevola o si rende molto più complesso poi il lavoro della parte di building automation, con conseguenti costi inferiori o costi superiori. Quindi certo. È importante il dialogo. Noi purtroppo, io come sistema integrato sono spesso nella situazione di essere nel mezzo tra i vari progettisti / ditte che intervengono e devo obbligatoriamente fare da collante con gli altri, e quindi è fondamentale che si instauri questo dialogo e ci si ascolti, perché ripeto, ci si può complicare molto la vita oppure renderla molto più semplice se si vuole. Esatto, sui sistemi domotici KNX, come avete capito, è uno standard, quindi quando si usano dispositivi nativi non ci sono extra costi se non il dispositivo, ma quando si vanno ad integrare sistemi con protocolli molto diversi, anche molto chiusi, ecco, lì possono arrivare delle sorprese, perché il gateway di comunicazione, più il protocollo è particolare, meno sono i costruttori che lo fanno, più il prezzo è alto, quindi chi può farli evitare in una situazione di questo genere i costi di un impianto è avere molte cose eterogenee non standard, ecco, quello sicuramente sì. A proposito di massimali, Nicola, volevano conferma se il massimale di 15.000 euro fosse per singola unità oppure per l'intervento complessivo. No, essendo un intervento trainato, se lo eseguo, distinguiamo le due casistiche, l'edificio unifamiliare e l'edificio plurifamiliare. La building automation è un intervento trainato che prevede 15.000 euro di detrazione. Questo vuol dire che se lo effettuo nella singola unità immobiliare avrò 15.000 diviso 1,1 come tetto di spesa
per l'unità immobiliare, per l'edificio. Se lo effettuo, essendo un trainato su parti private, ogni singola unità immobiliare agevolabile, ai sensi dell'ecobonus, l'intervento Building Automation viene trainato al 110 con 15.000 euro di detrazione massima, come detto di detrazione, spesa onnicomprensiva. Qualcuno chiede se c'è disponibilità di un prezzario di riferimento o è necessario determinare nuovi prezzi. Come dicevamo l'altra volta, sul prezziario dei c'è poco o nulla ad oggi. Come associazione ci stiamo adoperando per andare a arricchire e integrare il prezziario dei, speriamo di riuscirlo a fare entro la fine dell'anno, e visto che ho saputo ora tra le news è stato accettato dall'Ecofin, vediamo se questo super ecobonus verrà prolungato magari di un altro po'. E altrimenti anche nei prezziari provinciali e regionali c'è poco o nulla, spesso e volentieri, quindi quasi sempre si va di analisi di costo e si fa un'analisi di costo dell'intervento. Qualcuno sta chiedendo se nel caso di controllo wifi del sistema è possibile accedere al super eco bonus. Rispondi tu, Alessio. Ma allora, detta così si capisce poco cosa intendi, nel senso che, come faceva vedere sia Massimo e come ho fatto vedere io, ovvio che nel momento in cui non si possono fare delle opere murarie, probabilmente si può andare a scegliere dei dispositivi, soprattutto nelle varie zone di zona, di tipo wireless. Wi-Fi, Enosan, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, la tecnologia scegliete voi. La cosa fondamentale che deve essere nuovamente ribadita è che è la filiera della gestione della termoregolazione che deve essere chiusa, quindi non basta controllare l'ambiente, deve esserci scambio di comunicazione con il generatore e con la parte di distribuzione. Se questi oggetti Wi-Fi a cui si riferisce il signore in qualche modo comunicano a loro volta con il generatore, scambiano informazioni con il generatore, sacrosanto, va benissimo. Ma se, come penso io, ci si sta riferendo semplicemente a dei termostati intelligenti e valvola di zona wifi, punto, finisce lì, questo non rispetta il cosiddetto la conformità alla classe B della 15.3.2. Così come prima avevo visto una domanda per chiudere il cerchio su, come questa. Nel momento in cui io avessi più software di visualizzazione che mi permettono di visualizzare in parte la centrale, in parte la zona di emissione, in parte magari i consumi, quindi avessi tre infrastrutture diverse o comunque tre software diversi di visualizzazione, questo sistema non rientrerebbe come conformità della classe B, perché per la conformità della classe B la visualizzazione deve essere fatta attraverso un unico sistema di visualizzazione. Quindi la gestione del caldo, le misurazioni e tutta quanta la gestione della distribuzione e della generazione deve essere visibile da un solo visualizzatore, non da più visualizzatori. È come se fossero tanti sistemi stand alone, altrimenti. Aggiungo peraltro anche questa. Durante la presentazione del vademecum di ANIE, come vi ho accennato, era presente anche c'era un rappresentante di Enea. E nel suo intervento e tra le varie domande gli è arrivata proprio questa domanda, e lui è stato tassativo, cioè lì si parlava del dato di contabilizzazione e del sistema domotico. Lui è stato tassativo dicendo che nel caso del condominio, per esempio, il sistema di contabilizzazione può essere quello già installato, a patto che si effettui la integrazione del dato col sistema domotico. Il fatto che i dati debbano essere messi in comune fra più sistemi, questo diciamo è scontato, questo è una pietra messa, e quindi non si può superare questo problema. Poi il fatto che ci possano essere anche più app per visualizzare i dati anche in forme diverse dei singoli sistemi, questo è lasciato libertà all'utente, l'importante è che i sistemi siano integrati. Ecco, parla di un concetto di integrazione dei sistemi. I sistemi non devono essere tutti stand alone, non va bene. Queste tre funzionalità che vengono richieste dal super bonus, e cioè telecontrollo, il sistema domotico di un certo livello e l'integrazione con la contabilizzazione, qui si parla di funzioni che devono essere integrate.
Un'altra domanda. Entra nel super bonus la meccanizzazione delle persiane mediante sistema domotico? È il discorso, penso, delle schermature solari. Cioè, è sempre allora, la parte automazione sicuramente sì, la parte, cioè la, tanto per intenderci, il motore della tapparella no, quindi la parte sì. meccanica della, dell'oscurante no, la parte di automazione rientra nella, nel super bonus, nella parte domotica, diciamo nell'ammontare della parte domotica, della vendita domestica. Ok. Nicola, ti faccio qualche domanda più in generale che sta arrivando sul super bonus. Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, ci chiedono se è solo l'ascensore ad essere insomma, incluso nel beneficio o anche altri interventi. Dispositivi di eliminazione delle barriere architettoniche, inclusi ascensori, montacarichi o altri dispositivi tecnologici finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. Sto andando a memoria, ma questo è il senso. Quindi anche montacarichi e altro genere di dispositivi per... Sì. E invece ci chiedono sempre se l'ascensore è frenato anche dal sisma sì. bonus. Sì, con le nuove modifiche, le recenti modifiche del decreto legge semplificazioni, sì. E poi ci stanno chiedendo se ci sono novità sulle proroghe. In realtà oggi ci dovrebbero essere delle novità. Allora, diciamo che è stato confermato le previsioni del DL 59, sono state confermate. Quindi ad oggi abbiamo, volendo riassumere, abbiamo per gli edifici unifamiliari la scadenza naturale sarebbe il 31/12/2021, però la legge di bilancio ha prorogato al 30/06/2022, ricordiamolo con l'approvazione del Consiglio dell'Unione Europea che dovrebbe arrivare a si parla forse in questi giorni, addirittura oggi se non erro ho letto, dovrebbe essere prossimo. Okay. Per quanto riguarda gli edifici plurifamiliari, quindi condomini, la scadenza naturale è al 31/12/2022 senza l'obbligo di almeno il 60% al 30/06, quindi direttamente al 31/12/2022 per gli edifici posseduti da un unico proprietario fino a 4 unità abitative abbiamo la possibilità di estendere al 31/12/2022 se al 30/06 è stato realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo, quindi dei lavori complessivi, altrimenti è 30/06/2022 30 giugno. Una domanda sui SAL, anche il capitolo Building Automation deve essere completamente eseguito? Sì, perché può sì, essere portato sì, in SAL? Sì, sì, vado a memoria, mi sembra di sì, lo vedete sul nostro ASBIM Superbonus oppure nel decreto asseverazioni, quindi il decreto 6 agosto 2020, decreto MISE, interministeriale in realtà, c'è scritta questa cosa e che i lavori trainati su parti private, tra cui se non erro anche BA, Building Automation, deve essere concluso per essere inserito nel SAL. Sì. Nicola, ci chiedono se le stesse date di proroga valgono anche per lo sconto in fattura e la cessione del credito. No. In realtà la cessione del credito, l'articolo 121 del DL 34 scade il 31/12/2021. Questo è tutto da capire perché ci sono un po' di modifiche. Quello che posso dire con certezza è che eventuali proroghe non potranno che arrivare, scusatemi se non mi vedete, un errore mio, eventuali proroghe non potranno arrivare prima della legge di bilancio, quindi in realtà arriveranno con la legge di bilancio. Quindi stiamo parlando di settembre, non prima di ottobre, probabilmente settembre-ottobre. La legge di bilancio che poi sarà generalmente pubblicata in Gazzetta a dicembre. Quindi soltanto in quell'occasione potranno arrivare eventuali proroghe, eventuali modifiche concrete. Ok.
La regia, sì, un'altra domanda, poi dopo dobbiamo chiudere con l'invito ai prossimi, al prossimo. Ok, sì. Allora, una domanda arrivata adesso: il controllo carichi inteso come limitazione della fornitura energetica può essere considerato un intervento di efficientamento energetico? Il controllo carichi, ah, controllo carichi in, come dispositivo. No, immagino che si riferisca al fatto di al classico controllo carichi che va a distaccare. Che distacca. Non credo che sia il consumo energetico. In realtà ti avvisa che hai superato il limite prima che ti scatta il contatore. Però non rientra tra le funzionalità richieste dal 110. Sì, non credo. Non dovrebbe rientrare. Okay. Posso dire questo, che nel momento in cui uno ha messo un misuratore, magari con una spesa in più aggiuntiva relativamente bassa, potrebbe fare anche il controllo carichi, però è una spesa che non rientra nelle spese del 110. Sicuramente un dispositivo utile, in realtà il controllo carichi ti avverte nel momento in cui hai superato il carico, prima che si stacchi il contatore, ti avvisa di aver superato. O forse stacca direttamente lui, probabilmente, non lo so. Sì, lui o ti avvisa o comunque stacca i vari carichi secondari. Li stacca i carichi, perché tu gli dai un principale e un secondario, quindi lui stacca i secondari, esatto, e dà la priorità ai principali, sì. Quindi comunque un dispositivo utile, ma non credo che rientri. Infatti, cioè, se parliamo di domotica in generale, sì, tutta la vita. Se parliamo di intervento di building automation, non è tra gli interventi che può essere. Non è, esatto. Ok, detto questo, io rinnovo il mio ringraziamento per Massimo Valeri, presidente di KNX Italia, quindi grazie mille Massimo. Altrettanto faccio per Alessio Vannuzzi, coordinatore di KNX Professional. Grazie davvero Alessio, grazie per tutta l'organizzazione, mi ha aiutato fortemente a organizzare questo webinar. Sono contentissimo perché, come dicevi tu, abbiamo rispettato le promesse che abbiamo fatto qualche giorno fa, quando in occasione dello scorso webinar. Quindi magari speriamo di poterci rivedere magari in qualche altra occasione, organizzeremo qualcosa. Per noi è sempre un piacere ospitarvi e avere queste delucidazioni, perché oggi abbiamo capito tante cose e tra l'altro i vostri schemi io personalmente li trovo utilissimi. Ho capito delle cose che non mi erano ben chiare e quindi vi ringrazio anche personalmente, lo faccio anche a nome della società che rappresento, H Software, che è stata ben lieta di ospitarvi in questo webinar. A questo punto, Chiara, vogliamo, sì, in realtà stiamo immaginando di fare una nuova stagione, una settima stagione di webinar Superbonus. Stiamo cercando di capire ora quali saranno le esigenze dei nostri ascoltatori, dei nostri utenti, dei utenti in buona sostanza. Quindi scriveteci, fatelo anche nella chat, scrivetelo anche nei commenti di questi in questo webinar. Eventualmente chi non partecipa in diretta può lasciare anche in descrizione eventuali proposte. In buona sostanza, fateci sapere cosa volete che trattiamo in modo da poterci organizzare. Chiara, tu che dici? No, io penso che sia un'ottima idea per venire incontro alle esigenze dei tecnici. Quindi sì, penso possa essere sicuramente utile. Quindi fateci sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre esigenze, scrivetecelo nei commenti, scrivetecelo in descrizione in modo da poter valutare eventualmente. Poi casomai metteremo in piedi di nuovo una pagina, come abbiamo già fatto in passato, dove andremo a raccogliere le vostre segnalazioni, i vostri suggerimenti, in modo da poter costruire una settima stagione andando a rispondere alle vostre esigenze. Tra l'altro sono certo che ci saranno delle novità a livello normativo sul Superbonus. Molti sperano in una proroga, c'è stata già una semplificazione, probabilmente ci saranno altre sistemazioni in merito alla questione della CILA, lo stato legittimo dell'immobile. Insomma, vedremo cosa succederà, noi cercheremo insomma di stare al passo con le evoluzioni normative e di organizzare incontri specifici quanto prima. Vorrei salutare gli ospiti, quindi chiederei ancora una volta alla regia di
far entrare Alessio e Massimo. Io vi ringrazio ancora una volta e vi lascio la parola per i saluti finali. Grazie Massimo, grazie Alessio. Grazie a te Nicola, io ecco a nome di KNX Italia vi ringrazio H Software, ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato e per quello che ci riguarda e per quello che possiamo fare noi come associazione, per quella che è la nostra missione, siamo contenti di essere partner vostri e di essere a vostra disposizione come H Software e chiunque nel pubblico abbia necessità di chiarimenti sa dove trovarci, knx.it e lì ci trovo. Grazie, lascio la parola ad Alessio e ringrazio peraltro anche lui per la disponibilità come socio KNX che ha dato. Grazie mille, io anche ringrazio sia Nicola che H per l'invito, come coordinatore ecco, dico che i KNX Professional sono a disposizione di progettisti e tecnici per dare supporto e appunto aiutarli a sviluppare soluzioni di questo genere, soluzioni di building ma anche di domotica in generale. E come ha detto Massimo, per qualsiasi informazione l'associazione e i professionals sono a disposizione. Per chi volesse conoscere dove sono e chi sono i KNX Professionals in Italia, oltre che andare sul sito di KNX Italia, possono andare anche proprio sul nostro sito che è knxprofessionals.it, dove tra l'altro c'è una facile piantina che geolocalizza i vari professionals su tutto il territorio italiano e quindi dove ci sono tutti i riferimenti di professionisti legati al mondo KNX che sicuramente possono darvi supporto e aiuto in questo tipo di soluzioni. Grazie ancora. Bene, grazie a voi Alessio. Tra l'altro proprio adesso sto leggendo nei commenti, tutti ringraziano anche per la chiarezza, quindi sono convinto che sia stato realmente d'aiuto per tutti noi. Con questo abbiamo concluso, ringrazio anch'io Chiara, come al solito sempre presente con noi, ci ha dato una mano, qualche volta ho anche dimenticato di passarle la parola e con questo veramente vi invito a farci sapere cosa volete che trattiamo per la prossima stagione, così da poterci organizzare al meglio. Io vi ringrazio a tutti voi e vi do l'appuntamento alla prossima stagione. Ciao a tutti. Ciao. Grazie a tutti, buon pomeriggio. E ciao. Ciao. Come già fa, San Mariana, dacci una mano. Come già fa, San
Touch Samana!